Bene, buongiorno a tutti e benvenuto all'incontro che ha come oggetto la presentazione del libro dell'avvocato Bianchi, Gli uomini non cambiano, un evento organizzato e promosso dall'Associazione Universo Minori, un'associazione che da sempre è impegnata nella discussione di tematiche con risvolti sociali e soprattutto che riguardano la tutela dei cosiddetti soggetti deboli, quindi le donne e i minori. A questo punto io inizio con i saluti, proprio perché poi avremo modo di sentire gli interventi dei vari relatori che sono esperti nel settore, ognuno nel suo ambito avrà modo di parlare di questa tematica. Quindi faccio chiamo per i saluti l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Catanzaro, Antonio Sgromo, prego. Buongiorno a tutti, ormai la mia presenza qui perché è una questione organizzata dall'associazione della dottoressa Tunelli di Universo Minori è una costante, quindi mi dovete sopportare per due minuti giusto per portare il saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco Abramo e dell'amministrazione tutta. Sono argomenti molto importanti e molto attuali, vuol dire quelli di cui vi andrete ad occupare oggi. So che c'è la presentazione di questo libro speriamo che riesca a tracciare, ma sicuramente traccerà un percorso che tende esclusivamente a far conoscere, a far capire quanto fa male questo tipo di reato, che non è un omicidio, ma anche un omicidio, quindi è qualcosa di peggio di un omicidio. Guardate, in genere queste il femminicidio si arriva al fulgine di un'escalation di situazioni gravi e soprattutto che si sviluppano all'interno del gruppo familiare oppure all'interno di rapporti ormai consolidati nel tempo. La parte debole sono le donne all'interno di questo rapporto, fermo restando che le donne rappresentano sempre, secondo me a mio avviso, ma mai sotto gli occhi di tutti, rappresentano la parte forte, la parte bella e l'altra parte bella dell'universo umano. Quindi la presentazione di questo libro, poi saranno meglio di me sia l'autore sia gli esperti che avete qui al tavolo dei relatori a illustrare questo percorso che io mi auguro continuo ad augurarvi che possa arginare questo terribile momento che vede coinvolta la società civile. Guardate, proprio stamattina, ascoltando il telegiornale, c'è stato un episodio che tutti quanti voi l'avrete ascoltato sicuramente, quello che è successo a Milano. Una coppia di conviventi da diversi anni con le precedenti, il padre della vittima aveva praticamente detto questo qua era un omicidio annunciato, quindi vuol dire che già all'interno di questo rapporto si era rotto qualcosa, si era rotto quell'anello di congiunzione tra un uomo e una donna. Quindi noi ci auguriamo tutti quanti che anche le forze dell'ordine che vedo presenti possono prendere sul serio quando arrivano delle denunce fatte dalle vittime che poi arriviamo al punto in cui non possono più denunciare nulla. Quindi io vi ringrazio l'associazione, ringrazio la dottoressa Tunelli e tutti gli illustri relatori per quello che andrete a fare e dare lustro ancora una volta, grazie a questa associazione, a questa bellissima ora rossa del Comune di Catanzaro. Grazie. Grazie assessore Sgromo, mi riallaccio proprio al suo intervento per dare qualche dato per quanto riguarda i fatti di cronaca che leggiamo quotidianamente sui giornali o che comunque abbiamo modo di apprendere da ogni mass media. In Italia circa 130 donne annualmente muoiono per mano del proprio partner, quindi una ogni 3 mesi. E proprio il caso di cui parlava l'assessore Sgromo dovrebbe renderci abbastanza coscienti e anche dovrebbe indurci a riflettere
sul fatto che a volte la denuncia, perché nel caso della coppia quarantenne milanese la denuncia c'era stata, però la ragazza, la vittima, non era stata in grado di lasciare il proprio partner. Quindi chiederemo poi anche ai nostri esperti quale dovrebbe essere anche l'intervento da parte delle forze dell'ordine, comunque delle istituzioni competenti nel caso in cui si consumano degli atti di violenza. E a questo punto chiamo invece per i saluti il tenente dell'Arma dei Carabinieri, Luca Massaro, prego. Buongiorno a tutti, intanto voglio salutare e ringraziare gli organizzatori dell'evento per aver tenuto in considerazione anche la presenza delle forze dell'ordine che qui rappresento e di riporto i saluti di tutto il quadro provinciale dei Carabinieri di Catanzaro. È il secondo evento, sono solo qui a Catanzaro, è il secondo evento a cui partecipo che tratta questa problematica che già, come sapete, sarà detto per tutto diciamo, la conferenza, è una tematica attuale, importante, molto grave e che mira a scuotere le coscienze di ciascuno di noi. L'ultimo episodio è di ieri, credo, non ho i dati alla mano, non ho, ma credo che almeno una volta ogni 5-6 giorni si verificano, quantomeno si verifica l'epilogo di quello che è tutta una serie poi di maltrattamenti che la parte debole della società subisce, quindi si arriva poi all'omicidio, ma al di là dell'omicidio, ripeto, ci sono tutti le retroscene che casomai ai nostri occhi, ai nostri orecchi non giungono, ma che giornalmente esistono, che si verificano. La normativa si è voluta adeguare, si sta adeguando per cercare di contrastare questo fenomeno, ma più come sempre la repressione deve essere solo l'ultima spiaggia. Ciò che invece deve che può cambiare veramente le cose diciamo lo scuotere le coscienze delle persone, far capire e prevenire, quindi far capire che determinati comportamenti sono assolutamente sbagliati. Ed ecco perché apprezzo molto e credo di rappresentare il pensiero di chi rappresento, apprezzo molto diciamo, che ci siano questo tipo di incontri, chiamiamoli così, che appunto accettano, e lo ripeto ancora una volta, di scuotere le coscienze di ciascuno di noi. Ringrazio ancora tutti e buona giornata a tutti. Grazie. Bene, a questo punto procediamo con i saluti e la volta del presidente dell'ABS di Catanzaro, l'avvocato Flavio Pirro. Grazie a tutti, buongiorno, comincio con salutare il presidente dell'associazione, Enrico Duvelli, l'associazione delle persone minori, grazie per l'invito. Si tratta, come è stato già detto, di una tematica estremamente attuale, quella sulla violenza familiare, sulla violenza domestica, sugli episodi comunque di omicidio. È qualcosa che non può lasciare insensibile, è qualcosa che diciamo, si contribuisce a una mano che è un vittimo e dovremmo fare qualcosa. Quindi si ripeterò, anzi parlavo con l'autore del libro Roberto Bianchi, al quale vanno le collaborazioni personali dell'opera e anche di parte dell'associazione che rappresento, che non voglio rappresentare, sulla diversità del comportamento delle istituzioni che dovrebbero attuare per esempio del genere. Effettivamente quando si tratta di, probabilmente anche un po' più semplice, quando si tratta di reati contro il patrimonio, per esempio, la soluzione, la pena è anche un po' più semplice da attuare, forse anche un senso, perché si può aggredire il patrimonio. Quando si tratta invece di reati contro la persona, effettivamente ci sono situazioni in cui la pena può avere un senso, soprattutto quando si tratta di reati come
giovani, ci sono fenomeni di bullismo, per esempio, che sono un'altra grande malattia della società, e lì in quel caso si può anche intervenire. Ci sono situazioni in cui forse la pena non è sufficiente, non è un deterrente, diciamo così, estremo, non è un deterrente realmente importante, allora bisogna intervenire in maniera preventiva. Le associazioni, le altre figure come sociologi, psicologi, potrebbero efficacemente intervenire, questo è l'auspicio. Comunque, in ogni caso, la sensibilità è stata dimostrata a livello governativo, perché come tardi sono sicuro per adesso dai relatori che parleranno dopo di me, a livello internazionale è stata la convenzione, la famosa come convenzione di Istanbul del 2013, che è stata recepita in Italia dall'anno scorso e che ha inasprito il termine pena. Io non voglio tagliarmi oltre, voglio solo dire che in qualità di rappresentante di una, ritengo la più importante associazione italiana sul raccolto del sangue, posso dire che l'associazione LAVIS è sicuramente l'associazione che ha a che fare con la raccolta del sangue, ma prima di ogni cosa è un'associazione di realtà, un'associazione che ha uno spirito di solidarietà nei confronti della comunità di cui fa parte. Quindi esprime tutto il sostegno e tutto l'appoggio alle istituzioni e tutte le altre associazioni che hanno a che fare con la tutela degli esseri umani e con tutte quelle attività che diciamo così hanno quale fine quello di migliorare l'integrazione tra le persone. Da questo punto di vista non posso da tanto che dire che l'Alis, io anche a nome del presidente della Provincia, non posso da altro che invitarvi pure a visitare la splendida sede che abbiamo a Germaneto, perché veramente viene chiamata come da molti anni la condannata casa del donatore. Il donatore si sente una casa. Noi diciamo che quello è un buon modo per aiutare le persone a fare il bene di essere umani e non a combatterci con gli altri. E non importa comunque, non parlo di guerre di generi o semplicemente l'importante è stare sempre insieme e volersi bene per quanto possibile. Vi lascio, spesso di tagliarvi, con un quesito che spero che vi abbia ascoltato da altri professionisti che seguiranno. La mia domanda è, assistiamo ogni giorno a denuncia, informazioni che non studiano fanno che dirci le orecchie, la testa, giustamente per cercarsi di informazioni su vari episodi di violenza che ritengo hanno la finalità di sensibilizzare gli animi a queste tematiche. Con appunto il fine quello di evitare e di cercare il modo di evitare futuri episodi. C'è da dire che però c'è un limite molto labile tra il diritto dovere di informazione e lo spirito di animazione che possiamo dire alle emozioni di violenza. Mi riferisco non solo a violenze familiari, io sento la notizia di tizio che uccide la sua ex moglie, la sua ex fidanzata perché è frustrato, non riesce a risolvere in alcun modo il problema, magari mi verrà lo spirito di animazione, ma mi riferisco a tanti altri episodi di violenza, dalla violenza distante, cioè per dire, oppure potrebbe essere pure il suicidio dell'imprenditore che non riesce a risolvere il suo problema finanziario. Ecco, io mi chiedo dove sta il confine tra diritto all'informazione, diritto alla denuncia e la negatività che non possiamo. Vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie intervento. Alcune tematiche abbastanza forti, ad esempio non basta sensibilizzare ad una problematica del genere, ma è necessario anche dare inizio a un'opera di educazione vera e propria che deve partire proprio dalle giovani generazioni, quindi nel caso di voi ragazzi che siete oggi qui presenti.
non a caso infatti la scelta di coinvolgere le scuole da parte dell'associazione organizzatrice. Per dare inizio ai lavori do proprio la parola alla presidente dell'associazione Universo Minori, Linda Turelli. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio i presenti, ringrazio l'Arma dei Carabinieri, tutti i relatori, l'autore del libro, l'avvocato Antonio Bianchi e le autorità militari. Oggi come associazione ci abbiamo venuto a presentare il libro dell'avvocato Bianchi dal titolo Gli uomini non cambiano, perché noi siamo sensibili non solo alle tematiche che vanno ad occuparsi del mondo dell'universo minorile, ma anche di tutte quelle tematiche del fenomeno che purtroppo si sta espandendo a macchia di leopardo, qual è la violenza sulle donne. Purtroppo la violenza sulle donne è un fenomeno silente che schiaccia le coscienze, e le donne che subiscono violenza hanno paura, rabbia e non si fidano di nessuno, non hanno fiducia di se stesse e non hanno fiducia degli altri. Molto spesso sentiamo parlare di violenza sulle donne o leggendo un giornale oppure ascoltando distrattamente un telegiornale. Pensiamo che è un fatto lontano da noi, è un fatto che accade sempre alle altre donne, mai a noi, quando invece purtroppo tutte noi, o in ambito lavorativo o in ambito familiare, e purtroppo a volte subiamo violenze, subiamo frustrazioni, subiamo umiliazioni. Come dicevamo, è un fenomeno che si sta espandendo. La violenza sulle donne infatti non conosce età, non conosce razza, non conosce religione, e le statistiche ci dimostrano quotidianamente che purtroppo è un fenomeno che sta crescendo a dismisura. Noi come associazione oggi ci abbiamo tenuto ad invitare i ragazzi, ad invitare le scuole, perché appunto la campagna di sensibilizzazione che stiamo promuovendo deve partire dai banchi di scuola, perché le giovani generazioni devono essere educate al rispetto delle donne. Noi il 26 settembre abbiamo promosso una campagna di sensibilizzazione appunto presso l'istituto IPSIA, dove vedo anche alcuni ragazzi di questo istituto che ci hanno ascoltato e hanno anche partecipato attivamente. Speriamo che oggi, come anche il 26 settembre, abbiamo lanciato un messaggio importante, e oggi speriamo con l'ausilio dell'avvocato Bianchi che ha scritto questo libro e di tutti i relatori che vi possa rimanere qualcosa, perché la donna va rispettata e la donna deve denunciare le violenze subite, perché sappiamo che il silenzio uccide la dignità. Quindi noi invitiamo a chiunque, a qualunque donna che subisce violenza, che subisce umiliazioni, di denunciare il proprio carnefice, perché col silenzio purtroppo non si risolve nulla. Da uno schiaffo si passerà subito a un secondo schiaffo. Un uomo che ama sicuramente non uccide, un uomo che ama non picchia. Se vogliamo pensare che quell'amore è un amore malato, quello non è sicuramente un amore sano, e speriamo che questo messaggio possa arrivare al cuore e all'anima di tutti voi. Grazie ancora. Ringraziamo Linda Turelli per il suo intervento molto, molto sentito, e a questo punto do la parola all'onorevole Angela Napoli, presidente dell'associazione Risveglio Ideale, un esempio di impegno sociale e civile da sempre. Prego. Grazie, grazie innanzitutto all'invito che ancora una volta la dottoressa Turelli, nella sua qualità di presidente dell'associazione Universo Minori, ha voluto rivolgermi per trattare un tema che io ho molto seguito durante la mia attività parlamentare e che continuo a osservare, a trattare, a cercare di far conoscere, perché è un tema di una drammaticità incredibile che ancora una volta coinvolge purtroppo la donna. Ringrazio anche in maniera davvero non così tanto per, ma in modo sentito, l'autore del libro, l'avvocato Antonio Bianchi, perché non è facile raccontare storie di violenza sulle donne.
non è facile raccontarlo, soprattutto nel modo con cui l'avvocato Bianchi ha saputo raccontare nella loro drammaticità questi episodi, descritti alcune volte anche sotto forma di favola, ma di fatto è riuscito a far meditare con questi racconti sul significato e sulla drammaticità che investe la donna di qualsiasi età, anche di una bambina, che investe con la violenza che le viene perpetrata. E l'ha saputo fare evidenziando sia appunto il coinvolgimento di questo dramma in tutte le età. Ha iniziato col racconto di una bimba di soli 10 anni e poi è andato sempre crescendo evidenziando appunto il coinvolgimento delle donne di qualsiasi età in questo dramma. Lo ha fatto con grande sapienza, ma anche con la capacità di coinvolgere e far meditare il lettore del libro su questo dramma. Quindi davvero grazie, avvocato Bianchi. Dramma che è stato per troppo tempo sottovalutato e forse ancora adesso continua ad essere sottovalutato, nonostante leggiamo, nonostante apprendiamo quotidianamente di queste violenze, tuttavia si prosegue, ogni giorno ci ritroviamo di fronte a questi drammi e quasi quasi ci sentiamo impotenti, forse perché a mio avviso al di là delle norme che ci sono, anche se io che le ho trattate man mano nel corso della mia attività parlamentare, ho sempre ritenuto che siano ancora eccessivamente garantiste. Io sono considerata una giustizialista per antonomasia, ma nei confronti di determinati reati proprio pretendo di essere giustizialista. Per me i reati di mafia, i reati contro le violenze nei confronti delle donne sono reati che meritano solo giustizialismo e nient'altro. Dicevo, sì, le leggi in fondo, anche se un po' ancora eccessivamente garantiste, in qualche modo ci sono. Il problema credo che dovrebbero essere accompagnate da una forma di informazione e di prevenzione, anche perché le leggi non sono mai sufficienti per intervenire sul fenomeno. Vedete, quando nel 1996 è stata avviata, è stata introdotta la prima norma della legge contro la violenza, la prima norma contro la violenza sessuale, io ricordo in quell'aula del Parlamento di avere discusso di fronte solo alla presenza delle donne parlamentari, perché gli uomini, i colleghi uomini, sono entrati solo per esprimere il loro voto, ma non sono stati partecipi, non sono stati attivi
della discussione. E questo è importante. Io oggi qui vedo la presenza di studenti per lo più maschi e quindi sono contenta di questo, perché spesso la trattazione di questo tema viene relegata solo al mondo femminile. Invece credo che il coinvolgimento debba essere unitario. La donna deve conoscere la possibilità che su se stessa venga perpetrato questo grave reato, e l'uomo deve capire ed intervenire per bloccare eventuali prosecuzioni di un reato così violento. Un reato che in fondo finisce anche non solo col far pagare psicologicamente la donna che lo subisce per tutta la sua vita, perché è un reato che viene perpetrato e che incide notevolmente sulla psicologia della donna, che se lo porta dietro per tutta la vita, ma incide anche psicologicamente sull'uomo, cioè l'uomo che sicuramente che perpetra questo reato sicuramente non farà una fine sana, una fine tranquilla, una fine serena dei suoi giorni, perché comunque qualcosa che per quanto perpetrato con brutalità sicuramente non lo porterà a vivere giorni tranquilli. Allora bisogna essere di grande incoraggiamento, soprattutto nei confronti delle donne, invitarle alla luce anche del fatto che la maggior parte di questi drammi vengono perpetrati in famiglia o comunque con persone con le quali si ha a che fare quotidianamente. Questo è anche un'altra cosa che viene sottovalutata, ma la maggior parte dei drammi di questo genere viene perpetrata nelle mura domestiche. Questo ormai è risaputo, è più che risaputo. Allora alle donne, alle mamme che spesso sono a conoscenza di queste violenze subite dalle figlie, soprattutto quando le mamme per un motivo o per l'altro vivono con persone che non sono i genitori autentici delle figlie, ecco, a queste mamme soprattutto occorre essere di incoraggiamento alla denuncia. Alle forze dell'ordine, che sono encomiabili per il lavoro che svolgono quotidianamente, io mi permetto di dire che spesso, più delle volte, non sempre chi trova la forza e il coraggio di denunziare sente dalla parte delle forze dell'ordine lo stesso incoraggiamento. A volte le forze dell'ordine tendono a dire: ma non ci sono le prove. Io dico che può anche darsi che sia difficile, di fronte alla denuncia di un reato così grave, individuare le prove, però credo che le forze dell'ordine debbano comunque incoraggiare
la deposizione della denunzia, anche perché senza la querela, senza la denunzia non si possono intraprendere iniziative giudiziarie di alcun genere, e poi lasciare agli inquirenti la veridicità, l'individuazione delle prove, ecco, non smorzare il coraggio di chi riesce a trovarlo per uscire da questa drammaticità. E soprattutto, e concludo, serve una grande forma di conoscenza del fenomeno, ma anche la conoscenza della garanzia di essere seguiti nella denunzia, di essere garantiti anche per il dopo rispetto alla persona che ha usato violenza. Quindi non nascondersi, non pensare che questo argomento sia un tabù per la donna e quindi non se ne debba discutere. Io credo che si debba discutere, si debbano conoscere le norme vigenti e si debba anche aiutare il legislatore eventualmente a di intervenire per coprire quelli che ancora sono buchi che purtroppo non incidono in maniera giuridica forte per punire questo grave reato. Quindi grazie ancora una volta all'Associazione Universo Minori, grazie all'autore del libro. Ringraziamo l'onorevole Angela Napoli per questo prezioso intervento, per aver messo soprattutto in evidenza come le leggi a volte rimangono fine a se stesse se non vengono accompagnate da un lavoro sinergico dove prende parte appunto l'associazionismo, il volontariato, ma anche le istituzioni e il lavoro delle forze dell'ordine. Quindi ognuno abbiamo un compito importante. A questo punto chiamo il presidente dell'associazione radicale Certi Diritti Calabria, Marco Marchese, che ci porrà una riflessione soprattutto per quanto riguarda l'origine di questo fenomeno di cui stiamo parlando. Prego. Grazie per questo incontro. Anch'io mi associo al ringraziamento all'Associazione Universo Minore, a Rita Tulelli, per aver organizzato questo importante incontro, e un ringraziamento particolare all'autore Antonio Bianchi per questo libro drammaticamente bello. Lo dico perché Antonio ha avuto la sensibilità di raccontare queste storie drammatiche e vere, avendo il pregio di non renderle morbose, perché ha affrontato anche nei dettagli queste storie. Io le ho lette una per una e sono drammaticamente belle. Dobbiamo soffermarci però sul drammatico, perché dietro queste storie, che non sono storie inventate, che sono storie di vita quotidiana di persone, l'ultimo in ordine di tempo che ho letto, insomma, questa mattina e in questi giorni, tutto quello che accade, tutto ciò che ci offre la cronaca, ricordiamoci sempre che dietro queste storie c'è il vissuto di persone. Adesso, io volevo fare un paio di ragionamenti. Prima di tutto volevo dire una cosa. Possiamo inasprire le pene, possiamo proporre pene che possono arrivare addirittura fino all'ergastolo. Ci sarà sempre qualcuno che dopo uscirà e invocherà magari addirittura la pena di morte contro i femminicidi oppure contro i crimini più odiosi. Risolveremo il problema? Questo è un aspetto sicuramente importante, la pena, la certezza della pena, ma col codice penale sicuramente non risolviamo questi problemi, perché questi sono problemi che nascono dalla una stratificazione secolare di una cultura patriarcale che viaggia su un binario maschio-femmina, dove chiaramente
il tutto è dominato dal sesso maschile, dalla persona che comanda, dalla persona che decide e dalle donne che in un certo qual modo storicamente, da sempre e ancora oggi nella nostra società, nella famiglia, nei gruppi, nelle associazioni subiscono tutta una serie di discriminazioni che poi dopo trovano la prova nei casi più eclatanti e quindi nelle manifestazioni di violenza. Quindi il ruolo della cultura è il ruolo di prendere a picconate questa stratificazione culturale, ahimè, secolare, e insieme chiaramente a una giusta calibrazione delle pene, l'elemento più importante se noi vogliamo incidere positivamente su questo problema. Io su questo qua vorrei anche proporvi un esempio di buona pratica, anzi due. La prima è che normalmente, come accade nel nostro sciagurato paese, si arriva sempre quando è accaduto qualcosa. Per cui dopo che è accaduto qualcosa si cerca di rimediare, di porre rimedio. Purtroppo in tutti i settori siamo quasi sempre in emergenza, per cui la prevenzione è, diciamo, quel lontano sconosciuto che purtroppo viene sempre penalizzato. Oggi, soprattutto in un periodo di forte crisi economica, soprattutto in un paese dove la disoccupazione femminile è altissima, in un contesto familiare di violenza, con la presenza di figli, spessissimo le donne non trovano non tanto il coraggio di denunciare, ma spessissimo la possibilità di denunciare, perché nel momento in cui si decide di uscire di casa senza un lavoro, con i figli al seguito, uno che cosa va a fare? Deve andare a finire sotto i ponti, come campa, dalla padella alla trace, e deve vendere il proprio corpo per campare. Allora il ruolo delle istituzioni e il ruolo anche della prevenzione, gli investimenti che anche nel locale, quando parlo di locale parlo proprio dell'istituzione più vicina ai cittadini, i comuni, dico, ma anche in associazione con un gruppo di comuni, vogliamo pensare di aprire degli spazi idonei dove possiamo accogliere le persone che subiscono violenza nel periodo di emergenza? Le case famiglia, delle strutture adatte dove una persona, una donna, una mamma che subisce violenza con i propri figli può decidere dalla sera alla mattina di sbattere la porta di quel posto dove è dominato da un violento e trovare protezione in un altro posto e incominciare a ricostruirsi una vita. Perché questi poi dopo sono i problemi pratici, questo è quello che manca e questo è soprattutto quello che manca alla prevenzione. Di questi luoghi, vi garantisco, ce ne stanno veramente pochi. Questo è uno. Il secondo elemento che volevo introdurre, e chiudo, sono le buone pratiche. Perché? Dire che la violenza è brutta e cattiva, voglio dire, chi lo può negare? Dare uno schiaffo ad una persona che non è una cosa simpatica, chi lo può negare? Ma tutto questo è sufficiente per il cambiamento di cultura? Della cultura, quella di cui parlavo prima, quella stratificata, patriarcale, secolare, eccetera, eccetera? Sicuramente no. Allora, io oltre all'Associazione Radicale Certi Diritti, a rappresentare l'Associazione Radicale Certi Diritti, che comunque ci occupiamo non direttamente di violenza sulle donne, ho anche un ruolo in CGIL, nel sindacato qui a Catanzaro, e sono anche responsabile dell'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, che è un organismo messo in piedi dalla Camera del Lavoro e dall'Associazione Radicale Certi Diritti da circa un anno e mezzo qui su Catanzaro, e stiamo facendo degli studi, delle riflessioni, delle iniziative. In CGL io ho avuto l'opportunità, e qui vi parlo delle buone pratiche, non per promuovere il sindacato, in particolare la CGL, vi parlo di una buona pratica che può essere estesa in ambito associativo, in ambito familiare, in ambito istituzionale, soprattutto in ambito lavorativo. Qual è questa buona pratica? Questa buona pratica, vi premetto che nel corso del tempo mi ha fatto cambiare idea.
se avete, se siete stati attenti, associazione radicale, certi diritti, la radice mia culturale viene da una cultura radicale, dal partito radicale, da una cultura liberale. E in quell'ambito dove le donne sono sempre hanno sempre avuto un ruolo determinante di primo piano, perché comunque è una cultura, diciamo, di nicchia, è sempre stata di nicchia in Italia, e ci abbiamo sempre trovato spontaneo non comprimere gli spazi alle donne, e spesso le donne sono state maggioritarie negli organi dirigenti del Partito Radicale, per farvi un esempio. E mi ero fatto la convinzione fino a qualche anno fa che le cosiddette, parole che io odio, quote rosa, io preferisco quote parlare di quote antidiscriminatorie, mi ero fatto l'idea che fossero una cosa assolutamente negativa, che non servissero a nulla, perché mi ero stratificato io in una cultura che già spontaneamente, voglio dire, lasciava più spazio alle donne, e anzi, voglio dire, le donne spesso e volentieri sono state maggioritarie nel luogo dove io ho fatto politica e ho fatto associazionismo. Sono approdato poi dopo in tante altre associazioni, ho avuto l'opportunità di vedere tanti altri contesti associativi, e mi sono posto una domanda: ma vabbè, io stavo lì, questo problema della compressione maschile sulle donne non c'era, però in tutte le altre realtà associative tutti uomini, il ruolo delle donne è sempre marginalizzato. Approdo 5 anni fa in CGL, lì ho cambiato idea sulle quote antidiscriminatorie, adesso sono assolutamente a favore delle quote antidiscriminatorie, perché la buona pratica della CGL è questa: mettere delle regole. Semplici. Quando tu voti e presenti gli organi dirigenti di un organismo, il direttivo della Camera del Lavoro, per fare un esempio pratico, se non c'è la presenza femminile almeno al 40%, tu non lo fai. Non lo fai. E questa è una regola rigida. Quando in FISAC, che è la mia categoria d'appartenenza, per motivi, diciamo, politici e gestionali, si sono dimesse due componenti, donne, del direttivo, quei posti non sono stati, con la votazione, assegnati a degli uomini. Non c'erano donne disponibili e il quorum non si è concluso. Il direttivo è rimasto monco, in modo assolutamente netto, in modo assolutamente fastidioso, perché poi tu, diciamo, rispondi anche agli organi superiori e dici: ma come? Non siete riusciti a trovare, non siete riusciti a ricomporre il plenum di quell'organo, e per quale motivo? Eh sì, perché non siamo stati capaci di integrare delle donne, perché non abbiamo fatto questo sforzo. Per cui in ambito lavorativo, in ambito associativo, in ambito istituzionale, se vogliamo cambiare la stratificazione di questa cultura patriarcale e maschilista, dobbiamo farci aiutare da regole precise. Io l'associazione la faccio, l'organo direttivo di un'associazione lo faccio, ma se non c'è almeno il 40-50% di donne, non si fa. Solo questa regola può, diciamo, favorire un ruolo delle donne dove la maggior parte di noi è assolutamente, come posso dire, a favore di dare lo spazio alle donne, di non comprimerlo, tutti a parole sono disponibili a dire che non hanno alcun tipo di preclusione, però poi dopo nei fatti concreti non è così. E allora ci ritroviamo i consigli di amministrazione delle più grandi aziende, tutti fatti a maschile, i presidenti delle più grandi società, tutti fatti a maschile, i ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, tutti fatti a maschile. Una regione Calabria che non ha portato in consiglio regionale una donna, una, e poi dopo hanno dovuto prendere la Stasi per dire una c'è, però hanno dovuto prendere dall'esterno. Stessa cosa in ambito associativo locale, in ambito associativo nazionale. Quindi suggerimento che posso dare, frutto della mia assoluta modesta esperienza, lo ripeto, in CGL,
è quello di prevedere delle regole precise che impediscano ai maschi la compressione storica che avviene da secoli verso le donne. Vi ringrazio per la presenza. Ringraziamo il presidente Marco Marchese che ha comunque posto l'accento sia su problematiche sui risvolti pratici che appunto determinano le pochissime denunce da parte delle vittime di violenza, ma anche grazie per la sua testimonianza, per una testimonianza fatta di impegno in questo campo. E a questo punto invece invito ad intervenire la dottoressa Maria Scarnecchia, che è editore della casa editrice Arion, una casa editrice calabrese, no profit, che è nata per dare visibilità ai talenti locali, ma che poi si è estesa anche su tutto il territorio nazionale. Ha deciso di appunto pubblicare il libro dell'avvocato Bianchi proprio per il suo argomento tristemente attuale, lo ha definito la dottoressa Scarnecchia, ma anche coinvolgente e scritto molto bene. Prego. Buongiorno. Allora, vediamo, vedo molti ragazzi e questo è una cosa importante. Perché è stato importante per me pubblicare questo libro? Ma un po' per le ragioni che sono state già espresse dalle parole di chi mi ha preceduto, ma che comunque voglio ribadire. Le leggi sono un po' ambigue sullo stalking, sul femminicidio. L'intervento delle forze preposte spesso è tardivo, è tutto vero. Le pene non sono così certe, perché è chiaro che chi ammazza una persona in quel momento non stava benissimo, però dal punto di vista psicologico, però devo dire, l'ha ammazzata lo stesso, stava senz'altro peggio quello che è morta. È tutto vero. Però noi, oltre a portare avanti come cittadini delle battaglie attraverso i nostri rappresentanti, il Parlamento, eccetera, dobbiamo non solo lamentarci, ma anche fare qualche cosa. Noi siamo una società civile, siamo cittadini, e che cosa possiamo fare? Io credo che ognuno nel proprio piccolo ambito possa fare qualche cosa. Io da qualche anno pubblico libri e quindi ho deciso di pubblicare questo libro che parla di queste cose. L'autore, Antonio Bianchi, fa l'avvocato, insegna diverse attività, ha deciso di scrivere, di parlare di queste cose. E abbiamo fatto qualcosa, non abbiamo certamente rivoluzionato nulla, no? Però ci sentiamo tranquilli perché oltre a parlare abbiamo concretamente fatto qualche cosa. Si è parlato prima, e sono d'accordo, del triste fenomeno dell'emulazione, è tutto vero, però è anche vero che più si parla di queste cose, della violenza sulle donne, e più è facile, anzi meglio, è meno difficile per una donna denunciare e cercare di far valere i propri diritti, anche nell'ambito delle mura domestiche. Io sono molto d'accordo con l'intervento che mi ha preceduto circa la difficoltà di denuncia. Certo esiste una difficoltà psicologica che io, che sono psicoterapeuta, conosco bene. Esiste una quasi involontaria complicità. Se mi picchia, forse qualche cosa l'ho fatta anch'io. È vero, è sbagliato, ma purtroppo è così.
però esiste anche una difficoltà oggettiva. Cioè, non dimentichiamoci che, per esempio, le separazioni, i divorzi, che per carità sono una cosa tristissima, però quando una cosa non va, non va, no? Sono diventati, nel caso di divorzio, legge, nel caso delle separazioni, consuetudine più frequente, solo quando le donne hanno avuto una possibilità di autonomia economica. Prima era impensabile. E, è vero, adesso le donne cominciano, cioè sono le prime a pagare questa crisi, e quindi questa autonomia che come donne avevamo raggiunto, credo che Clou sia stato, siano stati gli anni 70, gli anni 80, adesso la stiamo vedendo, come l'abbiamo avuto, adesso la stiamo vedendo di crescere, la stiamo salutando. E questo porta indubbiamente a una crescenza, nel senso che dove vado? E allora è vero che ci vogliono delle associazioni, delle strutture preposte all'aiuto, ci vogliono dei patrocini gratuiti, ci vogliono delle consulenze psicologiche gratuite, ci vogliono delle consulenze sociali gratuite, cioè ci vuole una rete di servizi che possa rendere la donna sicura. Lo stesso vale per i bambini, ma lo stesso vale per tutte le persone che sono oggetto di violenza. Vedo molti ragazzi maschi, allora vorrei dire, per concludere, una cosa a loro. Certo, chi picchia è più forte, chi ammazza non ne parliamo, no? Ci vuole una forza notevole per infliggere delle coltellate in un corpo. E è forza. Ma quale forza, ragazzi? Quale forza? Io inviterei a riflettere su questo. Non è una forza, è una debolezza. È l'incapacità di sentirsi adeguati in un modo che non sia soltanto brutale. Pensiamoci, la forza è un'altra cosa. La forza è poter far valere le proprie ragioni parlando, col comportamento, non con la cieca rabbia. Chi grida lo fa sempre perché sa di avere torto. Chi ha ragione parla sommessamente, perché sa quello che dice. Chi deve brandire un'arma per distruggere l'altro è una persona che non ha nessun'altra forma a disposizione, che non è capace, è un debole. Però, anche se noi sappiamo che è un debole che va perseguito e condannato. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Scarnecchia. A questo punto entriamo nel vivo dei lavori con alcuni interventi che appunto vedranno coinvolti esperti in vari settori. E passiamo adesso la parola alla dottoressa Maria Muri, che è appunto assistente sociale. Prego. Innanzitutto ringraziare la Presidente dell'Associazione Universo Minori, la dottoressa Turelli, che mi ha dato questa opportunità di essere oggi qui con voi. Nonché vorrei complimentarmi appunto con l'autore del libro, che finalmente ho avuto l'opportunità di conoscere di persona, perché già in altre occasioni avevo avuto modo di sentirci
e quindi ho già apprezzato la sua sensibilità verso alcune tematiche, quindi già il libro che aveva già scritto in precedenza appunto richiamava una tematica importante, e questa mi coinvolge ancora maggiormente poiché mi occupo, presidente dell'associazione ASAT, di tutelare le donne vittime di violenza, in quanto l'associazione ASAT ha creato un servizio di improprio intervento 24 ore non stop. È un servizio che è nato nel 2011 e, a differenza dei comuni centri antiviolenza, permette l'intervento immediato verso le donne che subiscono violenza. Adesso vi spiego brevemente di che cosa si tratta. Intanto vorrei fare delle considerazioni in merito agli interventi che mi hanno preceduto. In primis quello dell'assessore, il quale si chiedeva se il delitto che è accaduto stamattina o ieri, se non erro, io non l'ho seguito, se magari si poteva evitare. Beh, dal mio punto di vista probabilmente sì, se chi circondava quella donna, quale la famiglia, i figli, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, io non so nulla di questa persona, però immagino che qualcuno intorno a lei era a conoscenza di determinate cose. Però purtroppo non hanno avuto il coraggio di dirlo prima. Questo l'ho sentito anch'io recentemente in altre situazioni, in altri omicidi, però non è bello arrivare a questo. Oggi la legge ci dà la possibilità di denunciare anche con l'anonimato. E allora perché non lo facciamo? Io mi rivolgo soprattutto ai ragazzi. Si dice che una donna su tre nella vita è stata vittima di violenza. I bambini che vivono nelle famiglie di quelle vittime subiscono violenza assistita senza rendersene conto. Cioè non è la violenza nei confronti della mamma, ma anche verso se stessi. Per cui è importante denunciare, è importante segnalare attraverso la scuola. Finalmente qualcosa si muove, finalmente adesso se ne parla. Io non so se in realtà il fenomeno è aumentato. Probabilmente se ne parla di più, questo comunque è un dato positivo. Se ne parla nelle scuole, se ne parla nelle circostanze, negli eventi, così come stiamo facendo oggi, però non basta questo. È necessario prendere dei provvedimenti e rispettare quelle che sono le leggi, perché delle leggi sono state fatte. Però mi chiedo fino a che punto poi vengano portate a termine, vengano rispettate. A me dispiace che in questo momento non ci sia più nessuno delle forze dell'ordine, perché mi vorrei rivolgere direttamente a loro. Noi facciamo un servizio che va a supportare le forze dell'ordine. Allora, innanzitutto è importante capire che la donna va aiutata nel momento in cui lo chiede. Non è giusto nel momento... Perché la donna non denuncia? Perché nel momento in cui la donna decide di denunciare spesso viene rimandata? No signora, oggi è sabato, torni lunedì. La signora fino a lunedì ha cambiato idea, ve lo posso garantire. Se abbiamo un malessere fisico e andiamo al pronto soccorso, qualcuno ci può dire torni lunedì, l'intervento deve essere immediato. Allo stesso modo bisogna intervenire sulle donne vittime di violenza. Non si deve assolutamente rimandare, perché il momento in cui la donna subisce la violenza è il momento sicuramente più propizio affinché la donna denunci. A che serve poi denunciare se non siamo neanche in grado di tutelarla? Dove centri di accoglienza, sì è vero, sono scarsi. C'è anche da dire qualcosa sui centri di accoglienza. Sono pochissimi. Noi
nel mese di agosto abbiamo avuto difficoltà ad accompagnare donne in centri di accoglienza perché erano strapieni. Ma poi mi chiedo, si parla di reinserimento sociale? O finisce tutto al centro di accoglienza come una casa albergo? Non è giusto che sia così. Io mi sento in colpa nei confronti di una donna che ho aiutato semplicemente perché ne aveva bisogno, perché subiva violenza da anni, in quel momento mi è sembrato giusto farlo. L'ho tirata fuori da una situazione difficilissima. Si trova da 2 anni in casa di accoglienza con i figli, ma non sempre nella stessa, ma in tante case di accoglienza, perché ci sono dei periodi che vanno comunque rispettati. E quindi è passata da una casa d'accoglienza all'altra, e bambini a cambiare scuola elementare da una all'altra, da un paese all'altro. Ed oggi, dopo 2 anni, si sente dire: ti devi trovare assolutamente un lavoro perché altrimenti non c'è più la possibilità di rimanere qui. E tu sarai costretta a rientrare, ad uscire fuori dalla struttura, e i bambini rimarranno qui. Questo non mi sembra giusto. I bambini hanno diritto di stare con la loro mamma, che è una mamma in gamba, tra l'altro. E allora mi chiedo, il reinserimento sociale dov'è? Non esiste. Ho avuto difficoltà a trovare un imprenditore, perché attualmente c'è in fase un progetto da parte dell'amministrazione provinciale di Catanzaro che assumerebbe dei tirocinanti, un tirocinio formativo. Per cui i datori di lavoro non avrebbero neanche dovuto pagare uno stipendio a queste persone, non avrebbero neanche dovuto versare contributi. Non siamo riusciti a trovare nessuno. E questo è semplicemente vergognoso, perché è troppo facile parlarne in situazioni come queste e poi in realtà non fare nulla. Tra poco sarà il 25 novembre, la giornata internazionale contro le violenze sulle donne. Ma io penso che bisogna parlarne sempre, ma soprattutto agire sempre. Siamo andati avanti da 3 anni, il nostro servizio è nato nel 2011, la giornata mondiale contro la violenza, come vi dicevo prima. E siamo partiti facendo volontariato, un'equipe di esperti che ha fatto volontariato senza fermarsi un secondo, 24 ore su 24. Garantendo l'assistenza immediata alle vittime di violenza, ma non solo quelle. Non basta dire alla vittima: adesso vai al pronto soccorso e ti fai medicare, come avviene spesso da parte delle forze dell'ordine. Signora, vai in pronto soccorso e si faccia medicare e poi venga a fare la denuncia. Assolutamente, la vittima non si sente in grado di farlo in quel momento. Ha bisogno di qualcuno che le sia accanto, che dica: andiamo al pronto soccorso, ci fai detectare e poi andiamo a fare la denuncia. È pesante, sa? È pesante stare 6-7 ore appresso ad una donna distrutta e seguirla in tutte le fasi, finché non sappiamo che è al sicuro. Però l'abbiamo fatto e lo continuiamo a fare, penso che lo continueremo a fare per sempre, visto che ormai, diciamo che per noi è l'obiettivo principale dell'associazione. Io voglio ringraziarvi per questo spazio che mi avete dato, per questa opportunità, per questo sfogo, e spero che ci siano momenti, altri momenti come questo per parlarne. Grazie. Dicevo grazie alla dottoressa Muri per il suo intervento e soprattutto per averci fatto capire che no, è, certo, è importantissimo parlarne, ma non basta esprimere la propria indignazione, è necessario agire ed agire anche quotidianamente, anche nei casi in cui appunto conosciamo nella quotidianità di ogni giorno. E a questo punto invece do la parola alla dottoressa Maria Rocca, un operatore sociale,
Lei nel suo intervento porterà alcuni, ci illustrerà alcuni casi reali che ha avuto modo di esaminare, di incontrare durante il suo percorso professionale. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Vorrei subito ringraziare l'Associazione Universo Minori per avermi invitata qui oggi. Allora, la tematica da noi oggi discussa è una tematica molto importante che mi sta particolarmente a cuore perché ho avuto modo di trattare sia nella mia tesi di laurea in psicologia sociale discutendo sui principi in famiglia e sia nelle mie esperienze, nelle piccole esperienze lavorative come operatrice sociale, dove ho avuto modo proprio di conoscere vittime di abusi e di violenze. Vorrei anche io ricordare che sono presenti nel nostro territorio, in particolare quello catanzarese, fondazioni, associazioni, strutture che fanno davvero tanto per aiutare le persone in stato di difficoltà. A volte, come già, già sottolineato la presidente sociale prima di me, l'operatore si trova a gestire difficoltà che sono non soltanto legate alla professione ma anche difficoltà economiche, burocratiche, istituzionali. Però con forza e coraggio, come vedo, ci sono realtà di eccellenza e alcune mi hanno dato anche la possibilità di poter riportare la mia esperienza lavorativa. Allora, per quanto riguarda il libro, che ho in un cambio di Antonio Bianchi, è un libro che mi è piaciuto veramente, perché è un libro non solo di denuncia contro ogni forma di abuso e di violenza, ma è anche un libro che parla con il cuore. Ho condiviso e apprezzato la scelta dell'autore soprattutto di utilizzare una forma di scrittura leggera e scorrevole, anche se i contenuti trattati, come abbiamo detto, sono argomenti molto forti che ci lasciano insomma a tutti un senso di ansia e di indignazione. Trattare argomenti di questo carico non è semplice, soprattutto se si tratta di entrare nella sfera personale e privata di un individuo e sottolineo di un individuo inserito in un contesto particolare come quello familiare. È vero che i soggetti coinvolti spesso tendono, e mi riferisco alle vittime, ad isolarsi, a chiudersi, a vergognarsi. Le dinamiche relazionali all'interno dei singoli membri di un nucleo familiare sono così complessi che è davvero difficile convincere una moglie a denunciare il proprio marito perché subisce maltrattamenti da questo, o ancora più difficile convincere un figlio a denunciare gli abusi di un padre. Dunque, individuare prima e affrontare poi la violenza in generale, la violenza soprattutto in famiglia, per gli operatori del settore è davvero difficile. Vorrei precisare che chi ha lavorato e lavora come me con persone in stato di bisogno, che siano vittime di violenza o meno, sono persone, volte, storie che difficilmente riesce a dimenticare. Alcune volte ti danno più di quello che hai dato di loro, altre volte cercano di manipolarti, di usarti, altre volte invece ti ringraziano per la vita. E così l'operatore, in questo caso parlo della mia esperienza come operatore sociale, riesce attraverso un lavoro di rete, di ascolto e di analisi ad aiutare completamente una persona in stato di difficoltà, altre volte capisce. L'importante è chiedersi sempre cosa posso fare, quali sono gli strumenti a disposizione che posso utilizzare. Ho fatto tutto quello che è nel mio potere fare e soprattutto sono riuscito a far capire ad una persona bisognosa di aiuto che la prima ad aiutarla è se stessa. Perché noi insomma, ho visto che facciamo tutti tanto, ma se il processo di aiuto non parte da se stessi, tutto il resto viene molto difficile. Dunque uno dei compiti che ritengo estremamente importanti è quello di far capire a tutte le donne maltrattate e abusate che per quanto è difficile devono innanzitutto chiedere aiuto, poi devono denunciare e poi devono riappropriarsi della loro libertà e dignità, anche se questa viene negata loro proprio dal marito o dal fidanzato. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che e voglio cogliere l'occasione è quella di dire che diamo ai nostri figli ascolto, cerchiamo di imparare loro a comunicare, nel senso, mi spiego meglio, se qualcuno tocca in modo strano i nostri figli,
facciamo in modo che questi possano venircelo a raccontare, possano venircelo a raccontare tutto quello che gli succede durante il giorno nella nostra assenza. E questo perché abbiamo il tempo, l'interesse di chiederglielo, perché li sappiamo ascoltare e soprattutto perché li crediamo. Tra le storie raccontate dal nostro autore e quelle da me conosciute, ho trovato molte analogie e caratteristiche che accomunano un po' tutte le vittime di violenza. Vorrei precisare che le vittime di violenza non sono quelle di quella fisica e sessuale, sono persone che portano con sé segni incancellabili dal punto di vista psicologico e non solo, anche dal punto di vista comportamentale, e intaccano la percezione di se stesse, che le violenze subite intaccano la percezione di se stesse e del mondo che le circonda. Siamo un po' coinvolti tutti, i soggetti coinvolti sono tanti, sono l'OM medico di base, come ha nominato, insomma, le varie problematiche poi che ci sono nell'affrontare queste tematiche, lo è il pronto soccorso, lo è la medicina legale, lo sono i servizi sociali, i consultori e lo sono anche le istituzioni. Io quando parlo di istituzioni intendo veramente tutte, comprendo anche la scuola, la famiglia, insomma tutti, perché quello da noi oggi trattato è un problema politico, sociale e sanitario. Allora, potrei raccontarvi diverse storie. Ho conosciuto vittime di tratta e sfruttamento sessuale sotto protezione. Ho conosciuto una ragazza con handicap cognitivo e mentale allontanata dalla propria famiglia e in particolar modo dalla madre, perché questa ha subito innanzitutto degli abusi dagli stessi familiari e poi è stata costretta in seguito a prostituirsi. Oppure vorrei citare, perché è un caso simile, che ha parlato anche il nostro scrittore, mi ha riportato insomma una delle favole, diciamo così, tra virgolette, che ha raccontato lo scrittore, mi ha ricordato questo ragazzo, un ragazzo accusato dal nonno, proveniente da una famiglia problematica e da un centro sociale basso. Beh, di questo ragazzo voglio riportare non soltanto la sofferenza dell'abuso subito, ma anche la sofferenza, la sua rabbia verso i propri genitori. Genitori che non lo hanno creduto, non lo hanno creduto e non hanno avuto, sottolineo, non hanno avuto gli strumenti per poterlo aiutare e sostenere. La cosa più triste di queste storie è che sono storie di persone annullate, persone che non hanno più autostima, non hanno più fiducia in se stessi. Non hanno un progetto di vita, cioè mi sono ritrovata con molti utenti che hanno avuto problematiche simili e non solo, a non avere l'immagine di se stessi proiettati verso il futuro, cioè non avevano un progetto di vita. Concludo, le mie riflessioni mi portano a farmi tre domande: cosa possiamo fare? Qual è la forma mentis dei nostri ragazzi qui presenti, che poi diventeranno uomini? E soprattutto, chi è il carnefice? Ovvero chi è l'uomo cattivo, per utilizzare la metafora del nostro caro scrittore. Allora, fortunatamente oggi per violenza non si intende solo quella fisica e sessuale, ma anche quella psicologica, quella di coercizione, di privazione della libertà. Insomma, davvero tutti gli atti che comportano una sofferenza non solo fisica ad un soggetto, sia all'interno che all'esterno della famiglia. E parlando di violenza psicologica vorrei riportare brevemente alcuni casi trattati nella mia tesi di laurea che sfociarono però in un suicidio, ovvero quella di un uomo che chiamava ripetutamente, costantemente, nel senso che per qualsiasi cosa dentro, davanti alle persone, dentro casa e fuori casa davanti alle altre persone, chiamava la propria moglie puttana, stupida e cretina. Beh, questo caso si concluse con l'uccisione della moglie, con l'uccisione del marito da parte della moglie proprio per violenza psicologica. Ed infine vorrei riportare un altro caso molto particolare, quello di una prostituta violentata dal proprio cliente. Ricordo il racconto di questo episodio di questa donna e io mi chiesi nella mia mente: ma com'è possibile che una prostituta venga violentata dal proprio cliente? È una prostituta, avendo il proprio corpo. Penso che è una domanda che vi stanete ponendo un po' tutti. Succede anche questo. Succede anche questo, e colgo l'occasione per dire che
anche una prostituta, anche una donna che vende il proprio corpo ha diritto a dire di no, ha diritto a dire questo non mi piace, questo non lo voglio fare, ha diritto ad essere rispettata, così come tutte le donne e tutte le mogli. Dico questo perché nei nostri consultori arrivano tantissime, numerosissime mogli, madri, donne che sono costrette a vivere rapporti sessuali violenti o comunque con modi non desiderati. E allora le nostre ginecologhe si trovano di fronte a casi non soltanto di violenza ma anche di fronte a casi di relazioni di coppia dove viene a mancare rispetto verso l'altro, dove viene a mancare rispetto verso il proprio partner. Allora io mi chiedo, arrivati a questo punto, com'è possibile che esistano ancora uomini del genere? Soprattutto com'è possibile che sono in continuo aumento? Le mie riflessioni mi portano, sto concludendo, mi portano a dire che è importante sì tutelare le vittime di violenza con leggi più severe, così come dice il nostro autore, e più precise. Bisogna dare sempre più informazione, quindi ritengo che bisogna dare sempre più, fare sempre più centri di accoglienza, più case, più centri di ascolto, più numeri verdi. Però tutto questo secondo me non basta se non partiamo dalla base del, alla base del problema, alla radice del problema. Per me si deve partire dalla famiglia, dal rapporto con la, dal rapporto di coppia, dal rapporto genitori e figli. Questo perché è proprio all'interno della famiglia che nasce un individuo e che crea la sua personalità. Chiediamoci dunque allora anche il Carnevi, cioè io quando voglio entrare nello specifico non è di mia competenza, ci possono aiutare meglio la sessuologa o il criminologo, io vorrei soltanto concludere la mia riflessione dicendo che l'autore del reato è sicuramente vittima di se stessa, è una persona che soffre, è sì un mostro da punire, ma dobbiamo anche chiederci com'è che si è creata la personalità, la sessualità del carnefice, qual è il suo percorso di vita. Così oltre vi propongo di immaginare un rapporto di coppia, un uomo e una donna, allora se questi riescono a costruire un rapporto sano, allora riescono a costruire un rapporto sano anche con i propri figli, ed è proprio questa la base dove un individuo può crescere sano e dare il suo apporto in maniera negativa e non positiva. Dunque io propongo, oltre ai centri di accoglienza per le vittime e il carcere ovviamente anche agli autori del reato, propongo sostegno alle famiglie, sostegno alla genitorialità, comunità familiari, come ha nominato l'assistente sociale prima di me, dunque più misure di protezione, di prevenzione e contrasto al fenomeno. L'ultima cosa che voglio dire è che in tutto ciò la scuola ha un ruolo importante, può dare un grosso contributo se gli si danno gli strumenti operativi. Dico questo perché nella mia esperienza di educatrice scolastica, ho lavorato tanti anni in una scuola dell'infanzia, ho potuto vedere quanto i genitori e le famiglie sono in difficoltà e quanto la scuola può segnalare i disagi e le problematiche. Voglio ricordare che un bambino comunica la sua sofferenza, il suo disagio sempre e comunque, lo fa anche a 5 mesi quando non parla, lo fa attraverso la comunicazione non verbale, lo fa attraverso il comportamento, lo fa attraverso i disegni, anche scegliendo l'utilizzo di un colore rispetto ad un altro. E se un genitore non vede il disagio, la sofferenza di un figlio, è perché o non ha gli strumenti per vederlo, o perché quindi gli si devono dare con l'informazione perché nega l'evidenza, quindi non lo vuole vedere. Dobbiamo allora dare ai nostri giovani non soltanto ascolto e sostegno, molto importante, ma dobbiamo dargli una forma mentis fatta di valori, di sani principi, di rispetto tra le persone. Chiediamoci invece quale stanno perdendo. Io concludo dicendo che a mio avviso con l'avvento di internet, con il problema della pornografia, non solo aumentano i casi di violenza, che come abbiamo detto insomma la maggior percentuale di abusi di violenza altrettamente avviene, e aggiungo io anche la vicina delle proprie famiglie, ma stanno perdendo anche i nostri giovani un modello sbagliato, che è quello della donna oggetto.
Allora, il messaggio che voglio lasciare ai giovani qui presenti è: fate attenzione al mondo virtuale, fate attenzione a ciò che guardate, perché ricordatevelo per il futuro, perché la donna non è un oggetto, è una persona. Dunque, chiudiamo gli occhi in gabbia, prendiamoli, risaniamoli se vogliamo, ma facciamo in modo anche che non nascano proprio. E con questo punto di riflessione io concludo. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Maria Rocca e adesso è la volta dell'avvocato Francesco Coppola, che andrà ad evidenziare quelli che sono i risvolti giuridici più volte chiamati in causa nei vari interventi, necessari appunto come base per la risoluzione del problema. Sicuramente quella è la legge, quindi facciamo intervenire l'avvocato Coppola, prego. Grazie. Io devo ringraziare per la partecipazione a questo convegno Rita Tovelli, l'altro io non la conoscevo, conosco bene invece la mamma, che è una donna, cancelliere, presso la nostra Corte dei Conti di Catanzaro. Ma non mi aspettavo di dover parlare con seduta alla mia sinistra l'onore del denaro. Non mi aspettavo perché avevo visto certamente che sarebbe intervenuta, perché la legge sul femminicidio è una legge relativamente giovane. La legge viene promulgata con decreto legge, viene poi promulgata il 15 ottobre del 2013, per cui anche a livello giurisprudenziale non abbiamo una grossa casistica. Quella che invece è la testimonianza che io vi posso dare è che grazie invece alla legge del 96, di cui fu proprio relatrice e propositrice l'onorevole Napoli, che questo difensore è riuscito insieme a tanti altri a far condannare persone che avevano abusato di donne. Forse molte volte le cose accadono per caso, altre volte forse c'è un essere superiore che le guida. Io infatti nei giorni scorsi, più che la legge sul femminicidio di cui Rita mi aveva chiesto di illustrare, mi andavo a leggere il commento fatto proprio alla legge del 96, perché grazie a quella legge nel nostro ordinamento giuridico si introduceva per la prima volta il delitto di violenza sessuale. La cosa importante che fa il legislatore con la norma del 96 è che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un concetto importante che mancava prima, che era quello di subire atti sessuali. Ossia, il legislatore riesce a fare una norma, a fare una fattispecie penale, in cui si dice: vedete che violenza contro una donna non è soltanto l'atto di compiere, di portare a scondimento l'abuso, ma è anche baciarla con la forza, e anche palparla con la forza. Ed io ricordo che grazie a questa norma, dinanzi al Tribunale di Rossano, in cui io ero parte civile, riuscì a far modificare il capo di imputazione, perché si partiva da un tentativo di violenza solo perché, diceva il pubblico ministero, la donna era stata toccata al seno. Ebbene no, dinanzi al tribunale, che era composto solo di uomini, finalmente il collegio mutò idea e infatti quella persona venne condannata per violenza sessuale consumata. L'onorevole Pino ci ha anche ricordato che in sede di approvazione di quella legge, io ne ho letto la razza storica, noi uomini non eravamo nell'aula. È un po' quello che sta accadendo oggi nel nostro paese. Abbiamo un'aula parlamentare piena di uomini, però abbiamo un paese che è privo di rigore morale. L'onorevole Napoli fa parte, presidente dell'associazione Risveglio Ideale. Purtroppo noi dobbiamo dire questo al nostro paese. Io lo dico sempre ai miei figli, ho un maschietto e una femminuccia.
che qualsiasi riforma noi vogliamo tentare di fare a livello legislativo del nostro paese, se non lo accompagniamo con un forte risveglio morale, non riusciamo, non riusciremo per i prossimi 100 anni, dico minimo, a dare una svolta al nostro paese. Io ho sentito prima anche l'intervento che ha fatto l'assistente sociale e ne ho sentito e ne ho colto anche l'emozione, perché l'assistente sociale vive in prima persona i problemi. Io lo vedevo quando difendevo le donne, perché io da avvocato e soprattutto da uomo molte volte, non vi nego, che provavo vergogna nel chiederle che cosa avesse fatto l'autore del delitto nei suoi confronti, perché poi sapevo che il collega difensore o persino il giudice le avrebbe chiesto in maniera più specifica e più particolare in che cosa era consistito l'atto sessuale o l'atto persecutorio. E quindi tante volte io dicevo: signore, forse è opportuno che insieme andiamo dall'assistente sociale, e mi recavo persino io dall'assistente sociale. Così come ricordo che in un altro episodio di una ragazza molto giovane, noi abbiamo avuto la fortuna di far celebrare quel processo perché le forze dell'ordine, la sera stessa della denuncia subita, erano stati così bravi da riuscire ad intercettare l'autore del reato vicino alla casa della vittima. Voi dovete sapere, e il collega Bianchi in questo me ne può essere anche da conforto, che il nostro sistema processuale non dice per forza che ci deve essere un testimone oltre alla parte offesa per avere una condanna, perché molte volte sia nelle mura domestiche sia chi purtroppo commette questi delitti certamente non li va a commettere di fronte al testimone. Per cui la Cassazione più volte ha sancito il principio che quando la dichiarazione della parte offesa è esente da vizi, è precisa, è concordante, non è portata soltanto da aspi, allora si può basare la condanna. E questo quando è che si ha? Quando troviamo delle forze dell'ordine che quando recepiscono la denuncia o la querela sono così precisi su tutti i particolari. Grazie a questo, anche nel secondo processo fino al terzo grado dinanzi alla quarta sezione penale, siamo riusciti ad ottenere giustizia. Perché la donna in questo paese penso che abbia il diritto di ottenere giustizia e non di chiedere vendetta. La donna non l'ha mai chiesto questo. Anche la norma sul femminicidio introdotta un anno fa ha visto un legislatore un po' farraginoso, perché ha introdotto questa norma, ha modificato altre norme. Non è stata una norma ed una riforma così compiuta come quella del 96 dell'onorevole Napoli, che invece è stata una riforma di natura sistematica. Anche se con la legge sul femminicidio, uso questo termine perché un po' così lo riporta la carta stampata, anche se il titolo della disposizione era diversa, era disposizione urgente per la violenza in genere contro le donne e anche contro i bambini. Hanno introdotto una serie di norme di natura sanzionatoria più grave, hanno introdotto il concetto di violazione assistita, ossia della violenza che subisce il bambino in una casa o dinanzi ad un convivente, ad un ex convivente, che è costretto a vedere ciò che si fa nel confronto della propria mamma o della propria sorella o di un'altra persona lui cara, e quindi c'è un aggravante. C'è anche, il legislatore ha previsto pure una comunicazione al tribunale per i minori quando si tratta di reati che riguardano i minori, ha voluto introdurre il principio del patrocinio gratuito, ossia noi avvocati anche al di là dei limiti di reddito abbiamo l'obbligo giuridico e morale di difendere le donne. Io, alla luce dei temi che si sono svolti, vedo i ragazzi che hanno la stessa età di mio figlio frequenta il terzo anno del liceo scientifico a Cariati, io dico che ciò che è importante non è quello che io vi dico come avvocato. Io come avvocato ho questo codice, l'onorevole Napoli mi farà una legge ulteriore più bella,
se noi saremmo tenuti ad applicarla. Ma il problema che io vi pongo è questo: oggi noi abbiamo un legislatore che è in grado di legiferare la parità e di assicurare la giustizia alle donne? Ultimamente non mi pare che il nostro Parlamento sia così aulico in questo senso. Mi viene quasi da dire che forse il nostro Parlamento dovremmo comporlo solo di donne. Io ricordo la commedia di Aristofane, quando nella guerra tra Sparta ed Atene si erano uccisi tutti i loro figli e Aristofane, in questa grande commedia, fa un Parlamento costituito solo di donne, perché forse con l'amore delle donne si poteva ricostituire la famiglia, si poteva ricostituire la comunità e si poteva ricostituire lo Stato. Oggi noi la sentiamo una mancanza, e io non sono qua per fare un vanto alle donne, no, io sono qua per fare un piano con gli uomini, che è una cosa diversa. Io come genitore, come avvocato di questo paese, ho un grande dovere morale, che non è soltanto quello di leggere il codice e di farlo applicare, anche se io rappresento sempre solo una parte, ma ho un dovere anche educativo. Come diceva Montesquieu, che non era di nessuna parte, nell'esprit de loi, la prima educazione, la prima scuola, noi la riceviamo in famiglia. E quando parla proprio della Repubblica e parla dello Stato democratico in materia di leggi, ci dice che ciò che contraddistingue un paese democratico è la virtù. Ma noi oggi in Italia possiamo essere uomini virtuosi nei confronti delle donne? In che misura? Con quali metodi? Lo possiamo essere nella misura in cui e nel modo in cui cerchiamo di dare ai nostri figli, soprattutto ai maschietti, un indirizzo di vita diverso, un indirizzo morale ed etico diverso. Io non posso recarmi nell'aula del tribunale, indossare la toga e dire che difendo la vittima e poi magari fuori, quando è uscita la sentenza, di questo merito. Io non posso entrare nell'aula del Parlamento e parlare di una legge per la parità e poi il giorno dopo essere rinviato a giudizio per corruzione. È vero, non tutti sono uguali, non tutti gli uomini sono uguali, non tutte le donne sono uguali, però sta di fatto che abbiamo un Parlamento di uomini inquisiti. Non è vero, non bisogna problema. Io vi posso dire che sono stato candidato a sindaco all'età di 19 anni, non eletto, ma non dico per mia sfortuna, perché a me la politica è sempre piaciuta. E non è vero nemmeno che bisogna generalizzare perché tutta la classe politica è corrotta, perché altrimenti offenderei chi sta alla mia sinistra. Non mi pare che ci siano state inchieste, non mi pare che ci siano stati giudizi, non mi pare che l'onorevole Nati abbia fatto delle leggi giuste, anzi ha fatto leggi di civiltà giuridica. Vi ho citato quella del 96, perché senza la legge del 96 noi non avremmo avuto la norma del 2013, la cosiddetta norma sul femminicidio. Allora l'invito che io faccio, e che faccio sempre a me stesso prima che farlo agli altri, e come diceva prima anche chi mi ha preceduto, non bisogna solo fare parole, non bisogna soltanto esprimere un libero pensiero, bisogna anche agire. Ed in questo, per ricordarlo, per compiando Mazzini, che vantava a livello europeo la fama che gli veniva attribuita non solo per essere un uomo non violento, ma per essere addirittura un uomo che a Londra aveva fra tutti gli amici soprattutto le donne. Le donne che lui stimava e che lui addirittura aveva ripercorso non attraverso il loro riscoperto, attraverso studi politici, ma addirittura le aveva preso dal Vangelo. Oggi noi italiani, eppure abbiamo tante chiese, ma i reati che vengono anche consumati anche in quel contesto,
non sono un protocollo. Anzi, abbiamo avuto anche un legislatore che ha dovuto affrontare quel problema. E allora dico, e in questo il grande messaggio che, diciamo, che ha dato il collega, anche se ancora non ho letto, che certo, noi avvocati, nello stesso significato che ha la parola advocatus, tante volte veniamo chiamati in aiuto. Siamo coloro i quali agiscono in aiuto di. Tante volte io mi rendo conto che quando l'aiuto ce lo chiede una donna, abbiamo il dovere di agire e di essere onesti. Perché soltanto nell'onestà intellettuale possiamo dare sfogo ad un principio di civiltà. I due ragazzi che sono nell'aula, voglio dire questo, vi lascio con un pensiero che non è mio, ma è del professor Calavandrei, grande insigne giurista. Lui nel 1955, invitato a Torino, venne chiamato a fare un discorso proprio sulla parità, sui principi fondamentali della Costituzione italiana. Ebbene, non citò l'articolo 3, non citò l'articolo 2, ma citò un principio che è fondamentale, che è quello della libertà di insegnamento. È la scuola che ci deve rendere utile, una scuola onesta e una scuola portata alle riforme. Ed è in questo e con questo messaggio che io vi voglio lasciare, più che da giurista, ecco, vi ho voluto parlare quasi da un uomo che guarda la cronaca in questo paese, che guarda il Parlamento, che guarda la scuola a cui va anche mio figlio, che guarda pure cosa avviene nei tribunali. Ma se noi sul piano della parità lo iniziamo a ragionare senza preconcetti e vedendola nella donna la persona a cui ci dobbiamo rivolgere quando lo facciamo nei confronti di nostra madre, quando lo facciamo anche nei confronti di nostra moglie o quando nostro figlio ci chiede qualcosa. Mia moglie mi dice sempre che io in famiglia non sono un paritario, perché se mi chiede qualcosa mio figlio gli dico di no, me la chiede mia figlia e gli dico di sì. Beh, forse dovremmo essere così, dovremmo essere come gli uomini quando siamo nella famiglia, al corso del preconcetto. Grazie. Grazie all'avvocato, grazie per aver sottolineato il ruolo pedagogico della famiglia prima e della scuola dopo, essenziale appunto per formare nuove coscienze. E a questo punto ci avviamo agli ultimi interventi prima delle conclusioni che affideremo proprio all'autore del libro, Antonio Bianchi. Quindi invito la dottoressa Monica Riccio, sessuologa, ad intervenire. Ci parlerà appunto dei motivi per cui un uomo arriva a fare violenza e non solo, e soprattutto ci tengo a chiedere se cortesemente gli interventi possono essere più concisi possibile proprio per dare spazio all'autore. Grazie. Grazie, molto bene. Ringrazio l'associazione di Gloria di avermi invitato. E a me fondamentalmente dispiace che invece in quest'aula non ci siano donne. È vero che il messaggio deve arrivare comunque giovani, io sono pro giovani perché ho collaborato con alcune persone che in aula e stanno quando tengo gli adolescenti, quando tengo alle problematiche dei giovani. Perché i giovani, al contrario di quello che dicono i mass media o quello che dicono le istituzioni, i giovani hanno voglia di parlare, il problema è che alcune volte non vengono ascoltati. Io ho fatto educazione sessuale per un anno come volontaria e per un anno con un progetto portato dalla Regione Calabria. Il secondo anno non me l'hanno portato più perché non c'erano i soldi. E mi ricordo che quell'anno ho fatto una scuola media di terza media, il preside mi disse: dottoressa, non sarà facile perché i ragazzi sono ingestibili. Io ho avuto una grande soddisfazione invece quell'anno perché i ragazzi non solo erano gestibilissimi, hanno ascoltato tutto, hanno appreso, ma quello che è emerso è che erano le donne che erano le più irrequiete e non gli uomini, perché gli uomini erano più dediti all'ascolto. Questo per dire cosa? Che effettivamente la violenza, qui abbiamo parlato soprattutto di violenza fisica, alcuni specialisti hanno parlato soprattutto anche di violenza psicologica, perché quella violenza psicologica è quella che non si vede, è quella che non porta i lividi, è quella che non porta le cicatrici, quella che non, ad occhio non si vede, però è quella che porta all'esasperazione,
è quella che, come diceva l'operatrice sociale, può arrivare a degli atti così estremi da capovolgere quello che fino ad oggi stiamo dicendo, cioè quindi la violenza invece che contro le donne, contro gli uomini. La mia professione non è facile, perché io come sessuologa lavoro sulle disfunzioni sessuali, sulle problematiche di coppia. E ho scoperto, comunque lavoro da 14 anni in quest'ambito, che le violenze sessuali, gli abusi sessuali, portano delle disfunzioni sessuali, che a me vengono anche rimosse. Io ho trattato il caso di una paziente che è durata 2 anni in psicoterapia per un vaginismo. Lei quindi viene da me per un problema sessuale legato ad una incapacità di avere rapporti sessuali. Ha provato tanto perché la violenza che lei aveva subito, più che altro violenza, abusi continui, in età molto piccola, aveva 4 anni, lei le aveva rimossi. Quindi non usciva fuori in terapia, non usciva come lavoro di terapia questa sua violenza, usciva soltanto il fatto che era da 8 anni sposata e fidanzata da 5, che non aveva mai avuto rapporto sessuale. E nella terapia, adesso è andata via la psicoterapia, però funziona così, fino a un certo punto lavori benissimo, è possibile che se qualcosa non è stato detto, la terapia si blocca. Quando si blocca bisogna indagare per come è blocco, perché c'è qualcosa che appunto non è stato detto, ma non volontariamente dal paziente, in questo caso inconsciamente. Ed è stato uno dei casi che è stato risolto in maniera molto semplice, tra virgolette, anche se è durato 2 anni, perché tramite una tecnica di rilassamento che ho proposto a questa donna, e quindi non ipnosi, quindi non ho fatto nessuna ipnosi, la donna non è andata in trance, ma era soltanto una tecnica dove io l'ho aiutata a rilassare tutta la sua muscolatura. Ebbene, durante questa tecnica lei mi ha detto: dottoressa, non so se è un sogno o qualcosa che mi è successo, ma io ho rivissuto un abuso. Ecco, lì esce fuori appunto questo abuso legato da uno zio appunto per anni, e questa donna ha sviluppato una disfunzione sessuale. Questo cosa mi fa pensare e invito anche, per questo mi dispiace che non c'è un'affluenza di donne, perché le donne trattengono molto e si vergognano, pensano di essere colpevoli di questo. Infatti poi lavorando su questo caso è uscito fuori che lei l'aveva visto come un atto benevolo, cioè lo zio aveva dimostrato affetto nei suoi confronti, era qualcosa che lei comunque bene o male aveva accettato, e quindi si portava questo grande senso di colpa. E mi viene in mente, adesso non so che ho visto ieri una trasmissione di cui sono particolarmente legata, perché io ho fatto una tesi in criminologia, il mio sogno era anche diventare criminologa, ma adesso non mi pento, tornassi indietro, mi pare 1000 volte solo la sessuologa. Però il caso di ieri, in amore criminale, ha fatto vedere, oltre alla prima parte che è finita in me in un omicidio, la seconda parte di Vittoria De Laurentiis, figlia comunque d'arte di un'attrice, che lei sostiene questa Vittoria, quindi figlia di questa coppia, mai stata ascoltata dalla sua famiglia. Lei ha subito una violenza sessuale da un uomo più grande di lei, aveva 19 anni, lui 45, ha tenuto questo segreto per 25 anni. Si sposa con un uomo che sembrava affabile, carino, educato, però lei dice una cosa: quest'uomo aveva tantissimi problemi. E questa è una sindrome che abbiamo noi donne, si chiama la sindrome dell'eroina. Noi salviamo il mondo, noi salviamo gli uomini che hanno più problemi, quindi gli uomini tossicodipendenti, gli uomini alcolisti, gli uomini che sono tristi e nessuno li ascolta, noi li salveremo. E non salviamo nessuno, noi non salviamo nessuno, perché l'uomo che ha generato violenza a sua volta è stato anche violentato. Sotto tutti gli aspetti di vista violenza, io per parte psicologica, io ho trattato il caso di Luigi Gatti. Luigi Gatti è stato un bambino adottato all'età di 7 anni e che era stato abusato nel suo territorio perché era stato abbandonato. Questo ragazzo cresce in questa famiglia che a detta di tutti non mancava niente, ma mancava una parte importante, l'affetto. Quindi lui ritrova l'affetto in questi due bambini che molesta e uccide. Quindi la violenza porta violenza. Il messaggio che io vorrei lasciare ai giovani di non sottovalutare nessun tipo di violenza, perché appunto anche
anche la violenza psicologica. Se io vengo denigrato dalla mia famiglia, io uomo che non servo a niente, che sono un fallito, e me lo dicono da quando nasco fino all'età dell'adolescenza, io mi convinco di essere tale, e l'unico modo che ho per dimostrare che sono forte, che comunque nessuno mi potrà mai sopraffare, è la violenza. Quindi la violenza bisogna cercare di trovare all'interno della famiglia. Sono d'accordo con quello che ho detto prima in privato l'avvocato Bianchi, lui dice che una mamma e i figli devono restare in casa, non devono uscire da casa perché c'è qualcuno che li vuole fare del male. È quel qualcuno che va eliminato in quella casa. E rispetto a quello che ho visto ieri con la commissione, questa ragazza, la prima che è stata uccisa, aveva già denunciato 3 volte il suo carnefice. Era stato denunciato, le autorità avevano detto che avrebbe preso provvedimenti affinché quest'uomo non si avvicinasse in questa casa, e non è stato preso nessun provvedimento perché quest'uomo è andato in casa sua e l'ha ucciso con questo. Quindi io non ce l'ho naturalmente con le forze dell'ordine, non ce l'ho con nessuno. Io penso che, come abbiamo detto prima di iniziare questo congresso con alcuni specialisti, che bisogna fare tanta promozione, ma tanta promozione, perché il messaggio, come mass media ci rientra di quello che loro vogliono, la stessa cosa dobbiamo fare noi, facendo appunto convegni, prevenzione, andando nelle scuole e anche facendo un'educazione familiare. Grazie. Grazie a questa Margherita che è stata veramente formidabile anche nei tempi, la ringrazio anche per questo. E adesso do la parola al criminologo Sergio Caruso, che parlerà della violenza di genere e dell'onesta prevenzione di che diventa delitto. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio come veramente mi sento qui a casa, perché a Catanzaro sono impegnati in varie iniziative formative e professionali. Ringrazio innanzitutto l'avvocato Giulietti e Ernesto Minori, che è già la seconda occasione che ci incontriamo in questo contesto. Ringrazio anche gli autorevoli relatori che hanno dato, in base alla loro professionalità, alla grande competenza, una sfaccettatura, varie ipotesi e varie ricostruzioni per questa dinamica di cui se ne parla troppo e si fa veramente poco. Il libro di Antonio Bianchi, l'avvocato Antonio Bianchi, ha un titolo che parte da una provocazione: gli uomini non cambiano. E appunto da questa provocazione dobbiamo iniziare a porci il primo quesito, perché ponendoci quesiti si crea il cambiamento, e dal cambiamento non solo nasce la scienza, ma nascono anche a volte persone migliori. Io credo fermamente nella prevenzione e credo molto in questo ambito di intervento, che è un ambito della medicina. Infatti sappiamo che intende anche la criminologia come scienza afferente alla medicina e afferente a un ambito metodologico. La prevenzione va a delineare un percorso in cui questa fase si determina, che sono prevenzione, diagnosi e prognosi. Quindi allontaniamoci da contesti mediatici che purtroppo non sono sempre positivi e iniziamo ad entrare in un ambito metodologico e un ambito di intervento scientifico, in cui come prima attenzione e come prima fase c'è sempre l'umano prima di ogni caso, che sia vittima o che sia purtroppo carnefice. Il tema della violenza di genere è molto discusso e sono tristi dati che ci danno tristi conferme. Infatti, con mio grande dispiacere, devo sottolineare che la Calabria nel 2013 è stata la prima regione in Italia per eventi delittuosi contro le donne. Nel 2013 ci sono stati più di 1000 casi denunciati in tutta Italia, il riferimento a casi di violenza e di abuso verso le donne. È un'emergenza grande, è un'emergenza in cui, come diceva Vaslavi, il genio della comunicazione universale, dobbiamo iniziare ad essere con ogni emergenza la risposta e non sempre un quesito. Io cercherò di distaccarmi dai temi clinici, perché gli interventi che mi hanno preceduto sono stati davvero molto molto ottimi e sono stati davvero di una grande pregnanza formativa e scientifica. Ad esempio
molto interessante, tra cui, non perché è stato l'ultimo intervento che ha preceduto, l'ambito relativo alla sessuologia. Infatti sono criminologo clinico e criminologo profile, la sessuologia clinica forense è un grande ambito di studio. Infatti il mio maestro, il professor Villanova, è anche un grande sessuologo. Ma appunto per capire come le emozioni vanno a determinare non solo la sessualità, ma l'interno vissuto dell'individuo, e come le emozioni distoniche, che in un percorso, diciamo, in cui l'ho messa prevenzione e l'ho messa intervento sono una costante, queste emozioni distoniche diventano drammi, diventano danno, diventano anche patologia, che è alla base di tutti quegli uomini malati, e sottolineo malati, che vedono la fidanzata, la moglie, non come una persona da amare, ma come un ostacolo da battere, come accade nello stalker, come accade nel femminicida, come accade in tutta l'individuo, in tutte le persone che vanno a fare questi eventi estremamente dannosi nei confronti delle donne. Sappiamo tutti quanti le zoopatogenesi, sappiamo tutti quanti questi fenomeni da dove più o meno derivano, ma cosa bisogna fare? Io mi rivolgo ai giovani, mi rivolgo alle donne, mi rivolgo anche agli uomini. Innanzitutto è quella di iniziare a guardare dentro noi stessi e non aver paura di chiedere aiuto in ogni situazione di difficoltà, perché chi chiede aiuto non è una persona debole, ma una persona consapevole. I deboli sono magari le persone che vivono in uno stato di inconsapevolezza, di inerzia, forse per tutta la vita. Soprattutto per le donne, cioè un uomo violento vi può accompagnare non nella vita, ma al massimo al pronto soccorso. Quindi non date seconde, terze possibilità, perché chi arriva ad alzarvi la mano addosso, a limitare la vostra libertà, non è una persona che manifesta una forma di amore malato, che sottolineo, non esiste l'amore malato, esiste l'amore e basta. E l'amore sono emozioni, è sapere che l'altra persona c'è anche quando noi non la vediamo, è sapere di fidarsi l'uno dell'altro. Tutte le altre forme sono patologia, che portano allo stalking, che portano alla violenza di genere, che portano anche al femminicidio. Quindi è talmente grande l'emergenza che non bastano più libri, non bastano più convegni, bisogna intervenire partendo da noi stessi, iniziando ad osservare i segnali d'allarme della personalità di paleopartners che stanno vicino a noi, al modo di tutelarci al meglio per riconoscere il problema e chiedere aiuto. Soltanto così, ma non quando si finisce in obitorio o quando si finisce in ospedale, bisogna chiedere aiuto prima, perché in Italia purtroppo, dico con la mia categoria, stiamo vivendo e lavorando nel fallimento, perché chi fa scienza lavora attraverso dati empirici e numeri, e se anche quest'anno ci sono più di 100 vittime di violenza uccise da parte di ex partner, vuol dire che qualcosa assolutamente non va, che parte dalla considerazione della donna come un oggetto sessuale. In una ricerca alla Golden Boy University sono stato trattato più o meno male. Cioè, voi in Italia avete questo grande problema della violenza di genere, e in ogni programma televisivo, anche somministrato ai bambini, c'è sempre una donna in posizione sessualizzante, c'è sempre una donna nuda, c'è sempre una donna svestita. Ne dico una per il programma di varietà che fanno sul canale 5 alle 8 di sera. Cioè, c'è sempre qualcosa che non va, e c'è sempre questa donna in una posizione di svantaggio o di identificazione sessuale. Cioè, già questo qui va visto e va affrontato come problema. La seconda cosa grave, e lo posso dire sulla mia esperienza, perché non solo faccio il consulente di varie procure d'Italia e il consulente tecnico di parte, ma faccio anche il pedagogista e lavoro sulla prevenzione. Cioè, sulla prevenzione non investe nessuno. Cioè, infatti questo voglio portare un'attenzione alla prevenzione, per far sì che le istituzioni, le scuole si vadano ad impegnare sull'unico farmaco, sull'unica metodologia, sull'unico sistema che può prevenire vittime e futuri carnefici, parlando il linguaggio dei giovani, entrando nel mondo dei giovani,
perché saranno loro tra qualche anno ad essere gli uomini del futuro, le donne del futuro, e devono capire attraverso l'educazione affettiva, la decodifica emozionale, aumentare strategie di mediazione, che sono quelle che in situazioni a rischio fanno degenerare i conflitti e li portano in eventi delittuosi. Questo è il concetto che mi sento di portare, quello di aumentare la prevenzione e, al di là delle nostre competenze, di fare fronte comune su questo tema per far sì che le tragiche statistiche vengano finalmente ridotte. Nella provincia di Cosenza abbiamo avuto tantissimi casi, uno ultimamente, se non erro 10 giorni fa, a pochi chilometri dal mio studio, il caso di Maria Roma, uccisa e trucidata dall'ex partner che ancora non si trova. Abbiamo avuto il caso di Fabiana Luzzi a Corigliano Calcio, in cui una ragazzina di 16 anni è stata bruciata viva. È la cosa che fa più male, che il fidanzatino ne aveva 17. Io ora qui sfido tutti quanti a trovare una soluzione. La soluzione non c'è, perché emerge solamente il fallimento di un'omessa prevenzione, di un'omessa diagnosi, di un'omessa invio di individui che, come spesso accade, non visti tanti, hanno sempre dato segnali d'allarme. Dov'era l'educatore? Dov'era lo psicologo? Dov'era chi aveva il compito di tutelare e non ha tutelato, magari per andare per finanziare una gita in Spagna? Cioè, sono questi i contesti a cui ci dobbiamo rivolgere, e sarete appunto voi giovani che ci dovete dare una mano, e nelle proposte formative e nella scuola spetta anche a voi decidere, altrimenti attraverso i consigli d'istituto, di chiedere e richiedere come diritto la possibilità di un ascolto, la possibilità di un centro d'ascolto, la possibilità di attività in cui ci sia il dibattito, l'interscambio e il confronto, perché, ripeto, dal confronto non solo nasce la scienza, ma nasce anche il cambiamento. E da questo cambiamento che dobbiamo ripartire per essere magari persone e cittadini migliori. Grazie. Molto, molto particolare, anche molto sentito, e a questo punto ci abbiamo le conclusioni che affidiamo all'autore del libro, dal titolo Giorni non cambiano, l'avvocato Antonio Bianchi, esperto di stalking, violenze domestiche, diritto di famiglia e minori, già presidente della Camera Minorile di Castrovillari e attualmente impegnato contro la violenza sulle donne. Ricordiamo anche che precedentemente è già uscito un suo romanzo sul tema della pedofilia, che è stato anche molto apprezzato, Il gusto amaro delle caramelle. Oggi invece parliamo di questa sua ultima pubblicazione, I nomi non cambiano, che potete anche acquistarlo, trovate qui in aula, e è possibile appunto acquistarlo anche a un prezzo di favore rispetto a quello di copertina. A questo punto chiedo insomma di introdurre l'intervento, magari dandoci una spiegazione sul motivo per cui ha deciso di scrivere un libro su questa tematica e anche perché un titolo del genere. Grazie. Buongiorno a tutti. Spero che voi siate abbastanza poco stanchi, ma abbastanza ricchi di quello che è stato già detto, perché mi rendo ricchi di qualità da quello che è stato detto dai miei colleghi relatori. E non si sente? Per cui mi è un po' anche difficile, no? Aggiungere altro, semmai mi limiterò ad esprimere il mio punto di vista, anche non trovando d'accordo su altre cose, che non sono le cose che sono state dette, sono le cose che non sono state fatte. Per cui ho ascoltato, dicevo prima, la persona che stanno accanto, oggi mi piace molto ascoltare, di solito mi piace parlare, oggi mi è piaciuto moltissimo ascoltare, perché ero convinto che mi sarei arricchito moltissimo, soprattutto quando ho letto le attività professionali dei lavoratori. Mi sono arricchito anche con il mio collega Coppola, quello che avevo in Napoli, ormai è un'abitudine, sono quasi di casa, è la quinta volta che l'associazione Universitaria di Vita, sia perché
ho presentato già il primo libro di questo amato delle carnelle, sia perché ho partecipato come relatore ad altri temi del genere, anche sull'omosessualità e anche sulla violenza sui bambini e sui minori, sia come ex presidente della Camera di Commercio a Sevilla e come autore attento a queste problematiche, sia perché ultimamente mi hanno chiamato anche ad essere parte dell'Osservatorio Nazionale sui diritti dei minori e quando ho potuto ammazzare, con cui abbiamo anche presentato il suo libro. Perché ho scritto questo libro? Perché non perché per conformarmi, no? A un tema che si diffonde più per essere strumentalizzato che per essere vero, a un tema che si arricchisce più di parole che di norme giuridiche che dovrebbero risolvere il problema e di sensibilità collettiva, a un tema che mi sta caro da quando avevo 26 anni, quando mi chiamarono al solito al servizio militare. E lì, prossimo alla laurea, il cappellano militare mi chiamò a ricoprire il ruolo di assistente psicologico spirituale, dove ho scoperto che così sia il valore che ho ascoltato. Ascoltando le varie richieste di aiuto dei ragazzi, no? Che erano lì, che provenivano da un'altra parte dell'Italia, ma soprattutto dall'Italia meridionale, dall'Italia siciliana, calabrese, spesso mi raccontavano delle storie di abusi e di violenza all'interno delle proprie famiglie. Incredulo, perché non credevo che esistesse la violenza intrafamiliare, e perché a 26 anni non era possibile comprendere da parte mia che un padre potesse abusare della propria figlia o comunque usare violenza sulla propria moglie. E allora io ho cominciato a capire giorno dopo giorno, soprattutto nella solitudine, no? Perché quando si è sotto le armi si è anche soli. A 26 anni si lascia la famiglia, si va lì, e ho capito che c'era una grande esigenza di ascoltare gli altri, soprattutto ho capito che c'erano queste problematiche, soprattutto dal lato sessuale. Voglio partire proprio da questo, che ci sono i giovani in aula, ho a che fare con voi ragazzi, non siete tutti uomini, per cui vi chiedo una cortesia, non date schiaffi alle vostre amiche, alle vostre future fidanzate, regalate rose, fatela anche tramite WhatsApp, che è possibile farlo anche in questo modo, no? Viene mandato tantissimo, non costa nulla, è gratis, si mandano un sacco di rose tramite WhatsApp, no? Ecco, fatelo perché fa molto piacere. Poi se ti innamori va bene, altrimenti peggio per te, voglio dire, alla fine l'amore è gratuito, si dà gratuitamente, chi non lo vuole pazienza, no? Però non deve diventare frustrazione, non deve diventare vendetta e scarpe, no? Perché si ama con il cuore, si riceva altrettanto amore con il cuore e non per forza. Ma la sessualità che oggi è venuta fuori, se noi abbiamo un codice penale, un collegato, soprattutto la legge 66 del 96, oppure è stato introdotto il nuovo concetto di violenza sessuale, perché prima si parlava di violenza carnale, ok? Oggi invece dal 67 al 96 in poi si parla di violenza sessuale, quindi anche toccare il seno è violenza sessuale, ma c'è una gran bella differenza, sì, ma perché la donna va rispettata nella sua integrità, tanto è vero che la Cassazione si è pronunciata con una bellissima frase: una donna ha diritto di vestirsi come crede e di lanciare, se vuole, perché lo fa tutte, ed è giusto che lo facciano, non me ne voglia, Caruso, se qualche volta in TV vediamo anche qualche bella donna, perché comunque non possiamo essere tutte suore, e quel film sulle grazie ricevute, purtroppo abbiamo bisogno anche di vedere, no? La bellezza femminile che comunque va rispettata. Comunque non è un vento del corpo, poi ci sono anche le donne che reggono il proprio corpo, no? Allora quello, tanto peggio per loro, lo fanno. Tuttavia non stanno mettendo un atto di violenza, nessuno ne sta violentando, anche perché c'è una forma di contratto anche sociale in questo. Per cui io credo che la sessualità, no, vada rispettata e vada insegnata, soprattutto ai ragazzi. Lo faccio anch'io a scuola, a volte il dirigente scolastico mi dice fatto bene. Molti ragazzi sono scoperti ammalati. Perché? Perché abbiamo usato violenza sessuale? Perché non erano informati che la sessualità ci fa anche ammalare. Sul codice penale, l'articolo 66, l'articolo 609 bis, attuale, esercizi, oltre a prevedere le pene, ok? Poi c'è una parte in corsivo in cui la vittima viene sottoposta a delle visite mediche. Perché con la sessualità, soprattutto non quella protetta,
è possibile la trasmissione di malattie venere, come la sifilide ancora esistente, come la gonorrea e tante altre di queste cose che trattate anche nel libro di questo malattia, e soprattutto, ahimè, l'AIDS. Okay? Mentre alcune malattie sono anche curabili, ma lasciano roselli, tuttavia sono malattie trasmissibili, perché molti padri, molti mariti, soprattutto quando vogliono a tutti i costi avere un rapporto non protetto con le povere ragazze che sono costrette a prostituirsi, allora dicono no, bisogna usare il profilattico, e loro non vogliono perché non si prova gusto e piacere, è una violenza anche quella, pur pagata, ma violenza. Poi si va a casa e il virus lo si trasferisce alla moglie e ai figli, ai futuri figli e quant'altro. Vogliamo parlare di queste cose perché è importante, magari le abbiamo anche trascurate, però ne dobbiamo parlare, magari fanno anche schifo, però ne dobbiamo parlare. Perché sulla statale 106, dove dico io da quelle parti, non so qui, dico sulla parte dello Ionio, bene, brulica di ragazze che vengono dalla Romania, che vengono dall'Africa, che vengono da altri paesi e vengono sfruttate sessualmente. Ma noi chi siamo? Siamo un paese che favoriamo questo tipo di sessualità, questo tipo di sfruttamento sessuale? E non solo, perché non ci accontentiamo di vederle lì e non fare nulla, perché nessuno fa niente, no? Perché qualcuno è anche obbligato, dice, mi nascondo così nessuno mi becca, comunque approfitto di queste ragazze. Nessuno fa niente per fare qualcosa per queste ragazze, ma soprattutto nessuno fa niente perché l'Italia si fa anche promotrice dello sfruttamento sessuale all'estero. In Brasile siamo circa 80.000 italiani all'anno che sbarchiamo in Brasile per sfruttare non delle donne, delle bambine, delle ragazzine, delle adolescenti, ma tanto zozzocole, dicono alcuni di noi, no? Ma tanto questi ci stanno, noi andiamo, e lo fanno anche i giovani, perché oggi c'è la possibilità di andare a Brasile con 15 euro, si va lì, si sfrutta il turismo sessuale in Brasile, lo si sfrutta in Thailandia, lo si sfrutta a Cuba e in tanti altri paesi europei, no? Come nella Norvegia, come nei paesi che sono avanzati sessualmente. Ma quali avanzati sessualmente? Qui stiamo confondendo un po' le cose, no? Stiamo parlando di un tema che a volte ci fa comodo e diciamo che siamo avanzati. Siamo avanzati nelle cose quando ci fa comodo. Però perché la legislazione italiana, che nel caso, se c'è un campo, no? Dove si sono raggiunti traguardi importanti legislativi, se c'è un campo dove si sono raggiunti traguardi legislativi importanti, quello è proprio il campo delle donne, no? Perché abbiamo sentito parlare di leggi, la 66, c'è anche la 269 del 98, eh? Poi c'è la nuova legge, la convenzione di Lanzarote, poi c'è quella di Istanbul, poi la legge, la legge, non c'erano uomini in aula, la legge del 2013, quindi ottobre 2013, ma voi che studiate anche diritto, no? Siete un istituto professionale, non avete mai sentito parlare di decreto legge, di decreto legislativo, la differenza, il decreto legge sono quegli altri provvedimenti, ricordo me stesso, provvedimenti urgenti, no? Che il governo, attenzione, sono leggi sostanziali, che il governo emana perché si rende conto che bisogna intervenire urgentemente su qualcosa, no? E allora intervengono e emettono questi decreti, che però devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, altrimenti perdono proprio efficacia e rischia di non essere né convertiti in legge perdono proprio efficacia. Bene, non c'erano uomini, c'erano solo donne. Ma sapete quando è stato emesso il decreto legge in Italia in materia? Il 14 agosto. Alla vigilia di Ferragosto, meno male che c'era qualcuno, potevano anche non esserci neanche le donne, e poi è stato convertito in legge il 15 ottobre, allo scadere del 60° giorno, per cui rischiava, una legge così importante, che doveva risolvere un problema così importante, rischiava di non essere convertito in legge. Allora c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. Lo so che c'è una gran parte, sono d'accordo con te, caro collega, che la maggior parte sono inquisiti, ma anche il Presidente del Consiglio, è stato inquisito per violenza sessuale, per abuso sessuale, no? E per favoreggiamento della prostituzione e quant'altro. Poi sta la legge, no? Verificare, perché si hanno un'attività processuale probatoria, purtroppo, abbiamo bisogno di prove, abbiamo bisogno sempre di conferme nelle cose. Però è anche vero che si stava per non avere una legge su un tema così importante. Quindi forse dobbiamo scomperare il campo dalle ipocrisie e dobbiamo cominciare a vedere le cose diversamente. Altrimenti non mi spiego perché Maria Grazia Muri prima ha detto io 24 ore su 24 ore sono impegnata a accompagnare la donna
in ospedale per fare la denuncia e a volte c'è da perdere la pazienza. Ed è vero, lo dico anche come avvocato, a volte c'è da perdere la pazienza perché non troviamo mai le parole giuste di conforto. Una donna che denuncia, va bene, la denuncia è una forma di notizia criminale, se la prendiamo il codice di procedura penale. Poi ci sono le cosiddette condizioni di procedibilità. Ma che cosa sono le condizioni di procedibilità? È lì che casca l'asino, cari signori, cari relatori, colleghi. È lì che casca l'asino, perché se ancora la legge 66 prevede per i reati sessuali ancora la querela, e allora c'è qualcosa che ancora non va. Allora di passi in avanti, non so se va, e allora emerge un fallimento della tesi tutta illuministica di voler superare il pregiudizio attraverso le norme. Perché il diritto che cosa fa? Non fa altro che dipingere un paesaggio umano diverso da quello che bussa sulla terra. E qui c'è un fallimento di una pretesa tutta illuministica di voler superare con le leggi. Che inutile, le leggi non sono sufficienti. Perché questo? Vada dai carabinieri, vada al pronto soccorso, vada lì, signora, oggi è sabato, oggi è domenica, non si denuncia. Oggi è domenica, non si denuncia. Oggi è domenica, non si denuncia. È chiuso il negozio, no, oggi non si denuncia. La domenica non si denuncia. Guardate, non è necessario andare per forza dai carabinieri per denunciare, no? Ci sono gli avvocati che sanno come si struttura una querela, perché purtroppo alcuni reati sono procedibili a querela di parte, anche la violenza sessuale è procedibile a querela di parte. Fatto eccezione il caso in cui la persona offesa sia minorenne, ok? E guardate un po', ma avete mai trovato nel codice penale o nei libri di diritto o qualcosa del genere, ho parlato il reato di pedofilia? Avete mai trovato dentro il reato di femminicidio? Avete mai trovato dentro altri reati come il reato di maltrattamento psicologico, la violenza psicologica? Dov'è? Qual è la titola libero se c'è, provate a guardare? Non c'è, perché sono reati in maniera molto clandestina, no? Messi in maniera clandestina in altro fattispecie di reato. La violenza psicologica ricade nel reato di maltrattamento in famiglia. Modificato la convenzione di Lanzarote dopo 80 anni, è stato modificato nel 2012, pensate, puniva chi maltrattava una persona della propria famiglia, un convivente o un minore degli anni 14, puniva con la reclusione dello spazio con la reclusione di 5 anni. Nel 2000 poi metteva degli aggravanti se ci sono pene più gravi, cioè lesioni più gravi da 7 a 15 anni, da 12 a 20 anni nel caso in cui ne derivasse la morte. Attenzione, femminicidio, omicidio, e poi nel caso in cui deriva la morte, scusate, c'è una confusione. Ma esiste l'omicidio o c'è la morte e la maternità? Che vuol dire? Vuol dire che, oltre all'omicidio, nel nostro codice esiste anche l'omicidio preterintenzionale. Cioè, io ti riempio di botte, non ti voglio ammazzare, poi sei morta, rispondi omicidio preterintenzionale. Che è diverso. Una pena di 15 anni, una cosa del genere, no, del casco. Quindi la norma va interpretata. Questa, ecco perché a volte dico, non mi chiamare un avvocato, sennò no, artigiano è diritto. Perché? Come artigiano è diritto, devo andare a prendere l'articolo 552. E lo devo andare a interpretare. Andrà a cercare dove si è nascosta la violenza psicologica, dove si è nascosto l'omicidio preterintenzionale, quello doloso, quello colposo, perché spesso la violenza è anche colposa. Perché? Perché a volte si fa morire di fame i figli, di incuria, di percuria. Ci sono le mamme che per attirare l'attenzione, no, dei medici, si inventano le malattie, provocano le malattie, le diarree e quant'altro, no? O fanno introduzioni vaginali, anali, oppure ci sono le violenze nascoste, quelle che non si possono vedere attraverso i lavaggi. Ma quante violenze che ci sono? Che cosa è successo ieri? Ci non lo so, cioè, sono visto per il giornale, sono sempre in giro e non ascolto per il giornale. E non mi chiedo, che cosa è successo vicino a casa mia? Non lo so. Che cosa è successo accanto a casa mia? E poi ogni tanto sento qualche urla. Oppure non sento nulla. Oppure vedo visi depressi. I silenzi, ma ci vogliamo rendere conto che cosa sta succedendo nelle nostre belle famiglie, quelle apparenti, quelle che quando si esce dalla chiesa sono tutti felici e molto bene. E poi, ma non potevo mai immaginare, quella è una brava persona, lo dicono sempre, non per le notte del giornale, con il documento libro, ma io lo vedevo sempre tutte le mattine, che sono vestito, eppure ha ucciso, eppure ha violentato, eppure ha abusato, eppure ha buttato il bambino alla finestra. Voglio dire, andiamo un po' a vedere cosa c'è di nascosto su quello che c'è scritto. Ecco perché ho voluto scrivere questo libro, perché non volevo scrivere, io devo ringraziare, non volevo pubblicarlo, scusate, devo
ringraziare la Francesca Necker perché ha creduto in questa cosa, e allora l'abbiamo pubblicato. 8 storie, ce n'erano molto di più, ma ho detto non lo prendiamo troppo perché già oggi non si legge poco, no? Se poi vediamo questi volumi sfavoriscono la lettura, spesso, ma non si legge anche per questi motivi. Invece è con un fumetto, no? Allora si può leggere anche da parte vostra. E vengono fuori delle storie, tutte le età, no? L'età, cioè le infantili, adolescenziali, le famiglie che spingono a volte a fare delle cose. C'è un argomento qui per il tema di mestrità, no? In cui un padre costringe la figlia a imparare la chitarra. E non chiede neanche la sua approvazione, non chiede neanche il suo consiglio, ma di là, quanti bambini oggi, quanti ragazzi sono violentati in questi tempi? Li chiamo i figli arti. La mattina vanno a scuola, escono alle 3, poi c'è il tempo pieno, poi c'è il catechismo, poi c'è la scuola di musica, poi c'è la scuola di danza, poi c'è la scuola di dharma, poi c'è qualcos'altro, e poi la sera ci sono le solitudini. Poi la sera ci sono le doppie solitudini, perché ognuno se ne sta attaccato al suo computer, ognuno conosce la sua password. Perché noi genitori non conosciamo le password dei nostri figli, no? Quelli che si affacciano in un mondo, abbiamo una finestra aperta sul mondo, non siamo stati per molti anni a dormire e a immaginare cose che non esistevano, oggi vediamo le cose che esistono, ci affacciamo e diamo ai nostri figli la possibilità di farlo, no? Ed è come Cappuccetto Rosso quando doveva avventurarsi nel bosco dove ci sono i cosiddetti lupi. Questo lupo che ancora oggi si presenta sotto vari aspetti, non ha più la sembianza di un animale, ha vari aspetti il lupo di oggi, no? Il lupo ha l'aspetto di un computer, ha l'aspetto di un telefonino, di un tablet, di un iPhone e quant'altro. A volte il lupo ha l'aspetto delle brave persone, quelle che ti lusingano, quelle che ti dicono vieni, che ti faccio avere un posto di lavoro, però prima di avere un posto di lavoro dovresti vieni il professore universitario e ti faccio superare l'esame di diritto, l'esame di matematica, lo vediamo nelle iene, no? Quelli che vanno con le telecamere, ti faccio superare, però prima ho bisogno che tu ti presti a me sessualmente. E quelli ci credono, si sentono anche uomini. Ecco perché ho detto che gli uomini non cambiano, no? Perché? Che non cambiano, no? Perché siamo una categoria, una realtà di uomini, e facciamo tutte le erbe un fascio. Attenzione, perché io concludo il mio libro con un uomo che parla, no? E prima di lui una donna che dice che tante cose devono cambiare, no? E non cambieranno mai se gli uomini non cambiano. E faccio parlare una donna calabrese, perché noi siamo calabresi. E cari ragazzi, siete cresciuti, siete certamente dei bambini, no? Una cosa voglio sapere. Noi abbiamo bellissime montagne, abbiamo una regione circondata dal mare, abbiamo parchi, Basilea, bellissimo, abbiamo patrimoni artistici bellissimi, ci possiamo vantare anche di autori, no? E di grandi artisti, però sappiate una cosa, che la Calabria è bella soprattutto per le sue donne. E per questo che vanno rispettate, perché senza di loro noi non saremmo nemmeno qui. E senza di loro questa società non andrebbe come dovrebbe andare. Perché? Perché tanti passi sono stati fatti. Già nel 1963 la magistratura ha aperto no? La possibilità alle donne di accedere a questo alto incarico dello Stato. Nella parità, aveva ragione prima Don Marchese, non parliamo più di quote rose, però neanche di varie opportunità, altrimenti si rischia di fare lo stesso gioco. Si rischia di rimanere 10 uomini da una parte e 2 donne dall'altro, cioè si rischia veramente di non raggiungere nessun traguardo. Noi siamo innanzitutto una società che deve rappresentare un motore attraverso la vostra età, anche attraverso le donne. No? Non dobbiamo finire nella mancanza dell'autostima, no? Di cui si parlava prima, perché si rischia poi di finire e di cadere in una società schiavizzata. Okay? Quasi quasi abbiamo sempre problemi del genere, la psicoterapia fa grandi proteste, fa grandi interventi, però attenzione, non cadiamo in questa cosa, perché se io ricordo, non ricordo male, mia nonna aveva 7 figli, 2 maschi e 5 femmine, ci sono state nonne, ci sono persone che i figli ne hanno avuto 15, dove si tornava a casa la sera stanchi dal lavoro dei campi, no? Però contenti e felici di trovare la famiglia unita. Oggi invece si torna a casa, magari abbiamo solo un figlio e siamo stressati, perché il lavoro ci ha stressato, ma lo studiamo ci stressa se il lavoro non c'è. Voglio dire, siamo un po' rapiti e condizionati da uno stress che in realtà ci stiamo anche inventando.
no? ci stiamo violentando anche da soli, attraverso questa autoviolenza poi tendiamo a violentare, perché sta il problema della disoccupazione che non c'è e che deve comunque essere risolto, quando invece il problema non c'è, perché abbiamo il lavoro, abbiamo il doppio lavoro a casa, abbiamo il doppio stipendio, però abbiamo anche la doppia solitudine, perché spesso non c'è il dialogo, spesso ci dimentichiamo anche di parlare, spesso c'è qualcuno che parla di noi, perché siamo anche una società in cui deleghiamo tutti, in democrazia si delega, deleghiamo voi al Parlamento, ma deleghiamo anche i nostri pensieri, cioè pensa tu a questo mio che sono stanco di pensare a se stessa. Voglio dire, c'è una sorta di violenza che oggi, no, non riusciamo neanche a gestire. Noi qui quasi quasi, io mi imbarazzo, ma quasi quasi, no? Facciamo, dite, denunciate, aspettate, non è che dicono che ci sono problemi, io non lo so nemmeno, ma spero di no. A volte poi imbarazzante parlare di queste cose. Ok? Non è questione di dire fate o non fate, è questione di dire cerchiamo di svegliare le coscienze nel momento in cui esiste questa cosa. Perché se ho scritto questo libro, non lo scrivo perché esiste la violenza, ma perché la violenza non esiste. Altrimenti si rischia di strumentalizzare l'argomento, si rischia magari di metterci diciamo, in luce attraverso un argomento che non merita più di tanto, no? di darci del vanto. Per cui io credo che questi momenti siano momenti di riflessione, anche voi ragazzi che prendete a casa, oggi, non prendete questo momento come una giornata di vacanza, no? Avrete saltato delle riflessioni, ma che importanza ha? La scuola è una palestra di vita, è lì che si diventa uomini e donne. È lì che si diventa uomini e donne, non dalla De Filippi a tutte le 5. È lì che si veramente nei banchi di scuola che i vostri allenatori, no? vi danno la possibilità di strutturarvi, no? mentalmente, di avere quegli anticorpi che domani vi consideranno di dire: io sono qui, sono a tua disposizione, io sono il tuo compagno di vita, non ti sto addosso, ti accompagno. Perché a volte si rischia di stare addosso, e allora anche quella a volte diventa possessività. Tutto questo diventa anche a volte violenza. Ci sono tante forme, ci sono donne che a volte si distaccano dai loro compagni senza aver mai, nessuno ha tolto un capello, eppure c'è un'incompatibilità alla base di una separazione. La legge parla di incompatibilità di carattere, vedete quante cose nascoste, dicono sottili, ed ecco perché a volte poi un uomo perde la testa, dice ma io non sono, ma io sono incompatibile. Però attenzione, che cosa ci ha detto la scuola? Che cosa ci ha dato la famiglia? Ci ha aperto il cuore, ci ha dato quella sensibilità giusta di dire ma come stai bene oggi? Ma che bei capelli, hai tagliato, ma sai che stai molto bene? Eppure non ce ne accorgiamo poi che la nostra compagna ha tagliato bene. Non ce ne accorgiamo, rimane così, passa inosservato. E allora succede? Quel giorno ti risvegli, ma non c'è più amore, non c'è più poesia, la vita è poesia. Ogni istante è poesia. Basta soltanto percepire i sensi, le emozioni, un sorriso. Non sorridiamo per circostanze, non diciamo sei bella e sei bravo per circostanze, diciamo perché sento di dirtelo. Se non sento di dirtelo, pazienza, ti sorriderò e me ne andrò, ti stringerò la mano, ma non ho detto che dobbiamo forza cooperare nella nostra vita, no? L'amore è anche una scelta, no? Nessuno ci ha imposto, nessuno ci ha detto che mi devi amare per forza. Come anche nessuno ha detto che l'amore deve finire per forza, l'amore finisce perché siamo distratti. Perché siamo come dei contadini che non sanno coltivare la presenza. Questa è la verità, a mio avviso. Poi, per quanto riguarda un'altra cosa, ecco, la denuncia. Io qui ho parlato di condizioni di procedibilità. Si va dai carabinieri, c'è una denuncia da fare. Ma quante volte, no? Le lesioni subite non sono guaribili o guaribili in solo 2 giorni. E che cosa facciamo? Quando ci dicono andare al pronto soccorso, il pronto soccorso ti lascia il referto. E il referto che cosa fa? Testa che la lesione subita è guaribile in 3 giorni. Quindi occorre una querela. Se non c'è la querela, non si procederà mai, non ci troveremo mai in giudizio. E allora bisogna fare la querela. Quindi forse un avvocato o chi opera in tal senso, dire andiamo in pronto soccorso, tanto se la facciamo sta zero la querela non risolviamo nulla. Vediamo qual è la gravità della lesione subita o della violenza subita, perché potrebbe essere soltanto fisica, potrebbe essere sessuale, e lì occorrono altri accertamenti, oppure psicologico. Quante volte non c'è nessuna lesione, eppure si è alzata la pressione arteriosa. Va detertata che la pressione si è alzata, ho 190 di pressione perché ho subito una violenza aggressiva anche senza aver subito schiaffi, calci e pugni, no? Va detertata e va testimoniata. Beh, non spetta ai carabinieri dire se ci sono o non ci sono prove, spetta a
un processo, stabilire se attraverso l'articolo 530 secondo comma debba essere assolto il imputato o no. Però attenzione, se siamo qui, un compito importante ce l'abbiamo. Diventiamo tutti testimoni, altrimenti le associazioni, i libri, gli scrittori, gli assistenti sociali, voi che siete lì, non serviamo a niente, siamo qui a perdere tempo. Diventiamo testimoni collettivi. Solo allora, mettiamoci, se una donna subisce atti persecutori, cari signori, cosiddetto stalking, oggi è un reato antipaticissimo, violentissimo, ti fa uscire di testa, è ingestibile, a volte non lo si può neanche provare, no? Perché si usano tanti modi per farlo, anche attraverso le parole belle, no? Ma che cosa ho detto di male? Ti sto dicendo che ti amo, ma io non voglio essere amato da te, io dico, è stalking, no? E allora che cosa facciamo? Se insisti. E se stai lì sotto a casa per seguitarmi, allora se siamo davvero delle associazioni e se le associazioni non stanno disputando un campionato di associazioni che arriva prima che arriva loro, tipo di più, tipo di meno, allora prendiamoci per mano. Chi è la perseguitata? E lei dove abita? In via Matteotti, andiamo lì, formiamo una catena, mettiamoci lì, dai, sei il coraggio, passa, e dimmi, siamo qui, c'è una società intera, siamo qui. Ecco, questo credo che sia una grande forma, una grande forma di intervento. Vogliamo parlare di violenza, però facciamolo anche attraverso la presa di coscienza, no? Perché io devo ringraziare molto l'associazione verso di noi per l'invito che mi ha rivolto per la quinta volta, e devo ringraziare voi che mi avete ascoltato, e se apprezzerete quello che ho dovuto da dire o quello che ho dovuto ascoltare. Ringrazio tutti coloro che qui mi hanno preceduto, con cui abbiamo condiviso questa assise a partire dall'onorevole Napoli, dal collega Coppola, dalla dottoressa Riccio e Rocca, dalla Maria Grazia, che abbiamo parlato anche altre volte, Maria Grazia Muri, il dottor Caruso, ovviamente la dottoressa Scarnetta, con cui abbiamo deciso di pubblicare questo libro, ne abbiamo già discusso prima, e soprattutto per parlarne a volte, no? Bisogna a volte anche riflettere prima, no? Prima di dire cose errate o che le cose stesse dette possono essere accettate da una collettività che magari per comunità o per altro possa vedere le cose diversamente, o a volte addirittura non anche fastidio certe cose, ed è anche necessario farle arrivare in un certo modo, no? Anche e soprattutto ai giovani, perché forse loro non sanno nemmeno come si chiama, e forse loro sono così educati alla non violenza che forse dobbiamo stare anche attenti a volte, tranne alcune eccezioni, qualche ragazzo che ci va a fidanzare, ma quella è una questione di educazione, non è una questione di generalità o di società. E poi voglio ringraziare il Comune di Catanzaro che mi ha ospitato per l'ennesima volta, e credo che questi siano sempre appuntamenti dove si deve riflettere e magari si torna a casa con qualcosa in più, mai con qualcosa in meno, semmai qualcosa in più di aver dato. Molto grazie. Dibattito che vedrà coinvolto prima persona, se avete delle domande da rivolgere direttamente all'autore, voglio leggervi una frase che ho estrapolato proprio dall'introduzione del libro, che secondo me è veramente significativa. Non limitiamoci dunque ad esprimere soltanto la nostra indignazione, ma prendiamoci per mano e formiamo una lunga catena attorno alla casa di colei che è perseguitata giorno e notte, affinché il persecutore si ravveda e comprenda che la vera forza non è la violenza né la vendetta, ma un grande atto d'amore e di solidarietà. Bene, a questo punto, se avete delle domande, prima faccio intervenire la dottoressa Romina Naccarato, che è una nuova socia di Universo Minori, e poi successivamente potete prendere la parola. Prego. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare la Presidente dell'Associazione Universo Minori per avermi dato questa opportunità di fare parte dell'associazione, e volevo fare appunto una domanda all'autore del libro. Avvocato Bianchi, poiché tante volte ha visto donne che abbassavano lo sguardo al rischio di entrare in stato di resistenza ordinaria con la violenza sulle donne a casa o comunque di ambito lavorativo,
Allora, uno sguardo che rischia di entrare in stato di resistenza ordinaria sulla violenza sulle donne a casa oppure in ambito lavorativo. Grazie. Assolutamente, mi sta a cuore non tanto perché è un ambito lavorativo, perché a volte arriva anche che non possa essere trattato in ambito lavorativo. È un argomento che, come ho precisato all'inizio, ho preso a cuore quando ho scritto la questa regolamentare, perché mi sono reso conto che esistevano queste cose qui, queste violenze, poi anche la società che ci illustra ogni volta, e quindi ho cercato innanzitutto a scrivere quello che pensavo, poi anche in base alle tue competenze, no? Perché a volte si rischia di affrontare il problema senza le competenze, perché non capita, ci sono molte situazioni in cui affrontano il problema per sensibilizzare, però poi si devono servire di altre figure per affrontare il caso. Quindi io credo che sia accaduto in ambito lavorativo, sia qui a casa, sia accaduto a telefono, per strada oppure osservando la società, perché se osserviamo bene, siamo bravi osservatori, anche quando si va a mangiare una pizza possiamo vedere che ci sono silenzi violenti, che ci sono sguardi violenti, che ci sono persone che divorano il cibo, ma che in realtà stanno vivendo una vita anche con i dati da un fatto. Un'altra cosa, diciamo, io non aggiungo le case di accoglienza. C'è una legge che è la legge 38 del 2009, che oltre a aver introdotto gli altri storici, ha introdotto una nuova misura cautelare che parla di allontanamento della casa di accoglienza. Anzi, la legge del 2009. Per cui non capisco perché. Sicuramente i centri di accoglienza servono per determinate situazioni, ma non capisco perché le migliori famiglie, solo perché qualcuno ha fatto lo stronzo, scusate il termine, per non passare, un bambino, non dico la donna, i bambini debbano lasciare la propria casa, il proprio ambiente familiare, ed essere vettizzati in una struttura di pochi metri quadri, dove si rischia di dare al bambino un disagio ulteriore, perché esiste una legge che dice se una persona, e qui c'è anche il bambino che viene, una persona deve essere allontanata se usa violenza intrafamiliare. Non devono essere i bambini e le donne o una famiglia o un nucleo familiare ad essere allontanati dalla casa, perché altrimenti si riconoscono diritti al carnefice, non alle vittime. Grazie avvocato, grazie anche alla dottoressa Naccarato. E a questo punto chiedo se c'è qualcuno che, ecco, vedo già pronto l'intervento, se può accendere il microfono, prego. Buongiorno. Purtroppo i ragazzi sono andati via e questo mi rattrista molto, perché siamo rimasti quattro amici al bar, comunque non ha importanza, ci diciamo delle cose. Io sono Marisa Provenzano, sono la delegata regionale del Salotto Letterario in Calabria, anch'io scrivo, anch'io ho pubblicato il primo libro con Avion, ma ci tenevo che ci fossero anche... Avevano orari scolastici, quindi per le 12:30 dovevano rientrare all'istituto, i ragazzi. I ragazzi potevano chiedere al preside un orario più flessibile. Sono andato con un professore qua, comunque erano orari. No, no, per carità, io capisco le esigenze scolastiche, però capisco anche che quando ci sono questi incontri è importante che i giovani siano presenti, che godano fino alla fine di ogni singola parola. E voglio partire proprio dalle parole, perché io amo le parole, io vivo di parole, e volevo sottolineare una cosa, che nella grammatica italiana esiste il femminile e il maschile, però prevale il maschile. Allora io mi sono sempre detta, ma lo dicevo anche ai miei allievi quando ero a scuola, che finché continueremo ancora a dire tutto maschile, e non perché non sia corretto, perché la grammatica lo prevede, noi continueremo ancora ad avallare quell'ancestrale ruolo che è Orazio.
E allora perché non dire amici e amiche? Insieme. Caro e cara, insieme. Perché siamo due facce di un'unica zagna che è la nostra storia, la nostra società. Nel tempo in cui Viola rifiutò il famoso matrimonio imperatore antico, ora, eppure ancora presente, ancora oggi, abbiamo questa violenza che non si riesce a capire se non nei fatti che avvengono ormai quotidianamente. Io sentivo l'altro giorno una trasmissione simile a quella di Amore Criminale, nella quale si parlava addirittura di tre donne morte ogni giorno. Tre donne, quasi, tre donne a settimana. Quindi stiamo facendo una media eccessivamente alta. Siamo i protagonisti. Questo, protos amor, primo nella carta. Ma in maniera perdente, purtroppo. E questa è la cosa che ci viene da pensare. Un'altra riflessione a proposito, stamattina sentivo l'intervista di Marina Lante dell'Aurora, un altro personaggio illustre della nostra cronaca. Bene, Marina Lante dell'Aurora, per chi non lo sapesse, è una donna che oggi ha 73 anni, che ha avuto tutta una serie di problematiche di salute gravissime e che ha avuto nella sua storia, lo confessa in maniera serena, molto tranquilla, ha avuto una storia di violenza, sin da quando giovanissima sposò l'arte della Rose, che la picchiava selvaggiamente perché tornava a casa ubriaco. Purtroppo lei oggi diceva, stamattina in casa, io non avevo il coraggio, non avevo la forza, perché confondevo quel suo essere così violento come una forma da attribuire a quello suo stato di essere alcolista. E ha colpito e pensavo che comunque lo avrei cambiato. Ecco qua, noi siamo le guine anche in questo, vogliamo cambiare il mondo senza renderci conto. Anche in questo caso potremmo essere veri. Io porto la testimonianza anche di un bellissimo evento avvenuto il 20 settembre a Somma Vesuviana nel Memorial Melania Rea, nel quale io sono stata in un concorso letterario, nel quale io sono stata giurata. E lì abbiamo avuto partner anche in quarto grado, nonostante quelle che sono le pecche della TV in generale, però ci è stato molto vicino. E lì abbiamo toccato con mano Melania, un po' emblematica come figura, ma emblematica di tutte le violenze, e il nostro motto è stato io dico no. Vorrei che tutti ci mettessimo a fare rete, a fare un giro tondo d'amore intorno a chi viene oppresso, viene ucciso. Un'ultima cosa, le parole, dicevo, ci sono delle parole che sono desuete: compassione, riconoscenza, condivisione, parità, diversi da parole. Si usano continuamente. Ma è vero o no che non abbiamo attenzione al contenuto concreto, reale, alla sostanza della parola, a ciò che realmente la parola può fare? Mia nonna diceva che la parola uccide ancor più della spada. È vero? Eh sì. Però la parola salva. Perché chi le lancia sicuramente ha la vita salva. Allora vi voglio solo lasciare un'altra parola, quella che io lascio in genere in ogni mio evento. Una parola che è una cosa secondo me importante, che affianco a quell'ultima parola che ha detto il nostro autore, con quale complimento, di cui sicuramente leggerò il libro con enorme piacere, che non l'ho ancora avuto, la parola poesia, che è una delle cose che secondo me anche questa stiamo un po' mettendola nell'angolo, sta diventando la Cenerentola degli addetti ai lavori, e questa è una cosa gravissima. I ragazzi non leggono, ma non solo non leggono libri, ma non leggono poesia. E questa è una cosa molto grave. La parola che oggi però vi voglio lasciare è la parola bellezza. È la parola più bella, forse, di tutto il vocabolario. La parola bellezza. A parte l'ampiezza di questa parola, la ricaduta anche di eco verbale,
è la parola che ci riempie la vita, quasi la vita, forse più. Grazie per l'intervento, ci rendiamo conto di come la cultura può veramente essere anche un'arma importante, l'arma per combattere anche problemi sociali, fenomeni sociali come quello della violenza delle donne di cui abbiamo parlato oggi. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. C'è un altro intervento? Mi scusi. Sì. Basta per il cibo, basta, basta, basta. Grazie. Bene, vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione.